Eccoci qui. Ciao a tutti, benvenuti. Siamo in compagnia di Fabrizio Latini, storico collaudatore di Cagiva e MV Agusta, ma che poi ha anche collaborato con marchi molto noti come Dainese e AGV per la sperimentazione e lo sviluppo di abbigliamento e caschi. Benvenuto Fabrizio. Ciao, ciao, ciao Filippo, ciao a tutti. Ciao, allora aspettiamo un pochino intanto che arrivino, diciamo, i nostri compagni di serata, i nostri interlocutori di questa sera. E io ricordo a tutti che per far comparire il proprio nome nel messaggio che io e Fabrizio vediamo, dovreste autorizzare, sopra il video vedete una scritta in inglese e c'è un link e lì potete autorizzare per visualizzare il vostro nome, oppure firmate il messaggio se volete fare una domanda, una curiosità, qualsiasi cosa. Stasera siamo a disposizione. Siamo, diciamo, noi tutti del gruppo Le Maxi Stradali 8090, ma ci sono anche degli ospiti del gruppo 125 Stradali, ai quali ho dato notizia appunto di questa serata, quindi parleremo di maxi stradali, ma anche di 125 nello specifico della gloriosa Mito. È un po' dell'esperienza che Fabrizio ha avuto la fortuna di fare in Cagiva, in MV Agusta, insomma, con personaggi mitologici, possiamo dirlo, della storia del È motociclismo italiano. stata una bella esperienza di vita, dai. Buonasera Luca Franchi, primo commento, buonasera. Allora, io inizierei un po' proprio dall'inizio, per cui chi ti ha passato questa passione per le moto oppure è arrivata proprio da te quando eri ragazzino? No, io questa qui è una cosa un po' di famiglia, nel senso che io me l'ha trasmesso un po' mio papà, che aveva questa passione perché lui aveva un cugino che io lo chiamo zio, mio zio di Senigallia, perché io sono nativo di Senigallia, che correva in moto. È arrivato anche a un buon livello, ha vinto un campionato italiano junior di velocità. E mio padre, pur non avendo mai guidato la moto, era molto appassionato di moto e quindi mi ha trasmesso Ho capito. questa malattia. Questa malattia. Diciamo, eh sì, passione sarebbe dire poco. Quindi hai avuto il motorino ai 14 anni, hai iniziato come Sì, tutti. sì, sì, sì. L'unica è la Vespa che non ho mai avuto per un motivo proprio di allergia. Senti, ma il mezzo che hai desiderato di più, tuo personale, quando proprio è arrivato, è stata una gioia incredibile, qual è stato? Oh, è stato, guarda, la moto che più mi ha, diciamo, emozionato da ragazzino, poi è stato un Maico 250, che è Ok. stata la mia prima moto da cross con cui ho cominciato a correre, diciamo. E che tu hai fatto Quella, quando è cross? arrivata, era proprio una moto vera, le altre erano cose Tu hai fatto cross in che arrabattate. anni? Io ho fatto cross dall'80 all'84. Mentre e poi pensa il giorno che ho fatto il colloquio in Cagiva per entrare a lavorare lì, avrei cominciato il campionato la domenica. Io ho fatto il colloquio il martedì e l'allora Roberto Azzalin, che allora era direttore dello stabilimento, diciamo, la prima cosa che mi disse, perché io sono entrato in Cagiva non per fare il meccanico, io sono entrato per fare il collaudatore, no? Quindi ho cominciato lì, proprio volevo fare quello. E lui mi fa: guarda, se fossi stato un meccanico non ci sarebbero stati problemi, ma il collaudatore in Cagiva non può correre in moto. E quindi io ho smesso di correre in moto per entrare a lavorare in Beh, Cagiva. questa storia del crossista che poi entra nel mondo o dell'editoria, insomma, dei collaudi, c'è stata con Fausto Severi, c'è Sì, stata con sì, sì. Roberto Ungaro e questa sera con Ma te, quindi. guarda, io, allora, il crossista, un pilota, allora io pilota non è una parola che mi appartiene molto, diciamo, il ragazzo che cerca di fare dell'agonismo con la moto, che fa del fuoristrada, comunque sia, è avvantaggiato, perché una volta che si appassiona per la strada fa molto, molto meno fatica. Il contrario è molto più difficile, diciamo, no? Vedere adesso tutti questi piloti,
che fanno motocross per fare dell'allenamento, chi ha una storia di crossista fa fatica, gli altri si prendono parecchi rischi gratuiti, diciamo. Ma in Cagiva tu hai semplicemente, come tra virgolette, bussato alla porta oppure c'è stato qualcuno che ti ha invitato? No, io in quei periodi lì c'era la possibilità di andare a lavorare, era fortunatamente una possibilità, diciamo, comune a tutti, non era difficile trovare un lavoro. Nel mio caso è stata una piccola raccomandazione, c'è stata da parte di questo mio zio che nel frattempo era concessionario Cagiva, no? Ma perché io, ripeto, io volevo entrare a fare il collaudatore e quindi sotto quel punto di vista lì, sì, collaudatore, chiaramente ho cominciato a fare il collaudatore in catena di montaggio, io ho fatto 2 anni il collaudatore di fine linea e mi sono serviti tantissimo, tra l'altro, perché la sensibilità che acquisisci quando tu provi 35 moto al giorno. In cosa consiste il lavoro quotidiano di un collaudatore di fine linea? Cioè tu prendi il collaudatore di fine linea, prende la moto che scende dalla catena, gli fa i livelli, acqua, olio, controlla, gli mette la batteria e fa il collaudo di fine linea. Una volta si faceva il collaudo di fine linea, nel senso che tu prendevi la moto, la avviavi, quindi mettevi benzina, la avviavi, regolavi la carburazione, caricavi la pompa dell'olio, andavi sui rulli, verificavi cambio frizione, la trasmissione, l'impianto elettrico, luci frecce, quelle cose lì, e alla fine facevi un giro nel piazzale per verificare che la moto andasse diritta, che la moto avesse un funzionamento coerente con il target che aveva quel veicolo specifico, no? E questo qui ti portava, ecco, poi chiaramente nel test tu dovevi capire se, allora sai, dell'ingranaggeria del motore, se c'era qualche cosa di rumoroso, qualche motore che batteva, qualsiasi anomalia, no? Che poi ti dava una grande sensibilità, perché chiaramente facendo i 35 in un giorno tu sapevi esattamente quando andavi a beccare che era il pistone che batteva piuttosto che la primaria, piuttosto che l'ingranaggio del contralbero. Certo. Anche perché c'erano dei senatori lì, dei meccanici, che se gli facevi smontare 2 volte il carter della frizione perché gli facevi cambiare l'ingranaggio sbagliato, si incazzavano pure, non è come oggi, diciamo. Era un problema, insomma. Era un problema. Era meglio non sbagliare. Imparavi subito, diciamo. Quindi questo fine linea. Invece sì. Il lavoro, la giornata tipo di un collaudatore Cagiva o MV, oppure non so se andava tipo stagionale a seconda del periodo, ma insomma la tua giornata tipo, quale potrebbe essere? Allora, no, dopo passato di lì ho cominciato a fare lo sperimentatore, diciamo, no? La giornata dello sperimentatore, quella lì è una cosa più articolata, diciamo, ecco. Tu chiaramente ogni giorno hai un lavoro tendenzialmente da fare, no? Di sviluppo, che sia freni, tarature e sospensioni, che sia mappatura, che sia prove di ciclistica, prove di motore. Le prove sono tantissime da fare durante lo sviluppo di un veicolo. Chiaramente il project leader dà un ordine in funzione soprattutto della tempistica che ha il fornitore nel consegnarti, cioè è quella che è detta. Ad esempio, se le sospensioni hanno bisogno di 3 mesi per consegnarti la preserie, è uno dei primi test che vai a fare, perché devi deliberare almeno le molle, che hanno dei tempi di approvvigionamento molto lunghi, mentre per la taratura fai una sgrossatura, poi una volta che arrivano le molle definitive puoi ancora regolare sulla taratura, no? Una piccola, perché in realtà, tanto per dirne uno. Secondo me nell'immaginario c'è il lavoro del collaudatore come un lavoro splendido, perché ha a che fare con i mezzi ancora non presentati, insomma puoi in qualche modo influire, no? Nella nascita di una moto nuova, ma in realtà immagino che sia tosta, perché quando fa caldo devi far chilometri. È un lavoro, quando fa freddo. Come tutti i lavori, se va fatto seriamente con responsabilità è molto pesante, nel senso che mi può capitare una giornata a Misano con 40 gradi di luglio, e noi le conosciamo bene quelle giornate lì, di infilarmi la tuta di pelle alle 8 di mattina e togliermela alle 6 di sera.
con un ingegnere che è dietro un computer con l'acquisizione e dover fare il primo giro che entri, non dico il primo giro, ma il secondo giro che entri la mattina ad un certo passo e l'ultimo giro alle 5.45 allo stesso passo, perché sennò le acquisizioni non sono sovrapponibili, per dirti, no? Ma in tutto questo la moto è riuscita a rimanere anche una passione, oppure essere così full immersion nel lavoro moto ti ha tolto un po' di quel piacere di goderti? No, assolutamente, non, assolutamente la moto è la mia vita, punto, non altro. Io adesso non lavoro più in questo momento e per diletto faccio sia motocross con le moto d'epoca e sia velocità con la Mito, che e con altre, e con la mia F4, ho 14 moto, quindi ne uso un po'. Abbiamo tra i nostri telespettatori, come si diceva negli anni, il grande Mirko. Mirko Beneventi, che diceva che giri come una trogia. Ne abbiamo fatte di scampagnate insieme. Insomma, ecco, poi c'è anche Fausto Severi, credo anche Frank Zenatello, se non sbaglio. Frank mi ha aiutato molto, tra l'altro. Frank ha lavorato con me nell'ultimo periodo in cui sono stato in MV e mi ha dato una grossa mano. Beh, lui è un talento incredibile. Eh? Sì. E invece giusto un accenno che mi accennavi appunto del tuo periodo, che poi in realtà è stato molto lungo, no? In cui hai aiutato marchi noti come Dainese e AGV nello sviluppo dei prodotti. Nello specifico cosa facevi anche qui? Provavi a bidare un nuovo? Allora, normalmente funzionava così, nel senso che comunque sia Dainese non aveva soltanto me, ma aveva piazzato un uomo per ogni azienda, no? Perché chiaramente il fit non deve arrivare da una persona sola, ma da più persone che chiaramente non si parlavano, e affidarsi a collaudatori di aziende diverse era il modo per non parlarsi, proprio perché noi non ci parlavamo quando lavoravamo in assoluto. Succedeva così che quando presentavano il campionario, lo presentavano, per dire, su quattro colori, no? Il colore che veniva scartato veniva dato al collaudatore. Nel mio caso mi davano, per dire, giacca pantalone, parliamo di un pantalone, per dire, invernale in gore o così, no? Mi davano il capo e io incominciavo a fare le prove di fit, quindi lo indossavo. Chiaramente il collaudatore, con le ore che facevamo noi di moto, nel giro di un mese e mezzo facevi la vita media di un anno di un cliente tipo. Quanti chilometri facevi in media in un mese o in un anno? Ah, io arrivavo a più di 50.000 all'anno, tranquillamente. Sì. Mm-hmm. Ma guarda che noi, per dire, poi i ragazzi, per dire, tanto i ragazzi di delle riviste, noi giravamo con chiunque ci invitava. Cioè, chiunque ci dava una possibilità di girare in pista, perché noi il grande problema era che producendoci il motore era un casino, avevi bisogno di girare tantissimo perché dovevi verificare qualsiasi cosa. Non è come farsi la moto soltanto con il telaio e il motore lo fa qualcun altro, è un casino pazzesco. Noi d'inverno, cioè, io d'inverno partivo il lunedì da Varese, ok? In due giorni arrivavo a Cartagena o ad Almeria, due giorni, 2000 e passa chilometri, facevo tre giorni di pista con Rosso Corsa piuttosto che un altro organizzatore, e i due giorni ritornavo indietro. In sette giorni facevo 6.500 chilometri. Questo lo facevamo mediamente ogni 10 giorni. Come dico io, tornavamo, ci leccavamo le ferite, nel senso che andavamo ad analizzare quello che era successo, modifica e ritornavi a fare queste cose. Capito. Questa era la vita. Se non era la pista, diciamo, in Spagna d'inverno, era Nardò tutto il resto dell'anno. Noi Nardò andavamo mediamente una volta ogni 15 giorni. Ecco, per restare in ambito, diciamo, lavoro quotidiano, tra virgolette, del collaudatore, mi puoi raccontare un po' a Nardò cosa succedeva? Cioè, quali erano i test? Mi raccontavi dal sesta alla prima, dalla prima alla sesta? Allora, vedi, Nardò, per chi tuttora lo fa, Ducati in maniera, poi se capiterà, egregia, superlativa proprio, secondo me, in questo momento. Nardò serve ai produttori, ai costruttori di motore, produttori di motori, per testare lo sviluppo motore in varie fasi. Cioè, tu andavi giù con il primo prototipo
e incominciavi a fare dei test. I test erano divisi per componente motore, cioè tu dovevi provare, quindi c'erano dei test che facevano praticamente, si riassumevano in delle riprese fatte in modo particolare, che non coinvolgevano cambio frizione, quindi tu testavi soltanto la distribuzione, quindi pistoni, albero motore biella e cam, il sistema di... E questo qui andavi a fare un certo tipo di lavoro, documentato, acquisito, eccetera, eccetera. Poi un'altra parte che riguardava la trasmissione. La parte trasmissione erano sostanzialmente praticamente delle accelerazioni, non delle riprese. Quindi delle accelerazioni, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, e scalate, fatte in modo particolare, di modo... Allora, l'obiettivo finale era quello di far girare il motore o girare la trasmissione a tutti i regimi motore per un tempo che tu dovevi quantificare, cioè tu dovevi ipoteticamente buttare i dati in un'acquisizione e venirti fuori quanto tempo avevi passato, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 giri, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché quando tu avevi un problema X particolare, faccio un'ipotesi, tu avevi magari, che ne so, le cam che consumavano i bicchierini, faccio un'ipotesi, piuttosto che la catena che si allungava, tu dovevi sapere esattamente che cosa aveva fatto quel componente, perché quando tu andavi a modificare il componente, tu dovevi sapere, ripetere esattamente il test per vedere se era ripetitivo, ma soprattutto dovevi vedere la durata della modifica per vedere di aver risolto il problema. Certo. A me è capitato, faccio un'ipotesi, di girare con dentro nel motore su ogni cilindro un tipo diverso di componente di un fornitore diverso o un trattamento diverso. Quindi io con lo stesso motore facevo girare due bicchierini con un trattamento, due bicchierini con un altro, oppure due bicchierini con il trattamento di un fornitore diverso ma lo stesso trattamento. Capisci? Sì, sì, ma a livello di collaudi era più pericoloso, diciamo, il lavoro che facevi a Nardò oppure magari in un circuito classico? No, allora, nelle condizioni di sviluppo normali il pericolo non c'era, per due motivi. Il primo motivo è che tutti i componenti in un periodo storico normale, cioè in un periodo di sviluppo normale, vengono prima testati al banco e solo successivamente vengono montati sulla moto, cioè quando arrivano sulla moto normalmente hanno già una storia che ti può dare un'indicazione. Pericolo c'è sempre, perché a me è capitato a Nardò parecchie volte di rompere la moto, di rompere qualsiasi componente, diciamo, però i margini di sicurezza sono enormi in quei contesti, cioè ti può uscire, a Nardò mi è capitato, ti può uscire tutto l'olio e l'acqua del motore e andare a finire sulla tua ruota di dietro. Se tu tiri la frizione e non fai assolutamente nulla, non ti succede nulla. Se tu invece ti fai prendere dal panico, tiri la frizione, cerchi di scartare e andare verso l'interno, cadi. Però quel contesto è fatto apposta per... Cioè i test track sono dei contesti dove si va per fare quello, no? Tutti quelli che sono lì non sono lì né per fare il tempo sul giro, né... sono tutti lì per fare dei cicli di lavoro, no? Io ho visto far scoppiare i motori di macchine di 8 cilindri, di 12 cilindri, insomma. Quindi se scoppiano quelli vuol dire che fai scoppiare qualsiasi cosa, è soltanto una questione di metodologia, devi farlo con un senso, di modo che tu lo puoi ripetere più volte per verificare i componenti che hai, e non solo, lo puoi ripetere a più step durante lo sviluppo della moto, cioè come primo prototipo, come preserie e come serie. Quindi tu le tre fasi della fornitura le devi testare tutte e tre. Il problema è che ci vuole del tempo a fare questo. Ho capito. Dunque, tornando a bomba, quindi si parlava del che tu hai iniziato in Cagiva nell'84, ma poi nel 91, se non sbaglio, sei entrato nell'orbita della famosissima Cagiva Mito. Sì. Ci puoi raccontare un po', appunto,
come sei entrato a lavorare sulla Mito e soprattutto nel progettare quella moto, quali altre moto erano state prese come riferimento? Non so, c'era solo la C12 o anche qualche moto concorrente? No, allora io ho incominciato a lavorare su quel progetto che praticamente quel progetto è stato sviluppato a San Marino. Quindi noi praticamente prendevamo da Varese, andavamo a San Marino da Tamburini e svolgevamo i collaudi giù là in sua presenza. Praticamente io in quel periodo avevo il collaudatore responsabile di quel progetto, era il mio mentore, diciamo, il collaudatore più anziano e molto molto bravo, e io ero l'allievo, quindi lo seguivo per provare quello che lui deliberava e quindi acquisire esperienza. E quando c'erano da fare le prove in due, sospensioni, quelle robe lì, facevo da passeggero praticamente. E ogni cosa che lui provava, non i passaggi, diciamo, intermedi, ma ogni, diciamo, punto fermo di taratura, di calibrazione della carburazione, lì praticamente funzionava che lui si fermava e dice: ok, adesso sali su e provi la moto e registri, hai capito come deve andare. Quindi ho imparato da lui. Lui poi, purtroppo, Paolo Bianchi, lui è il collaudatore più anziano che c'era. Questo era nel 90, perché noi la Mito l'abbiamo cominciata a sviluppare nel 89-90. Noi correvamo, cioè lui correva già da tanti anni nella Sport Production. Io nel 90 ho chiesto a lui di poter correre con lui per imparare appunto la messa a punto della moto, perché un conto è la messa a punto della moto su strada, ma quando vai in pista è lì che puoi capire le cose vere, no? Non a caso tutti i collaudatori di tutte le case allora correvano nella Sport Production, no? E io da giovane collaudatore volevo imparare, quindi lui purtroppo ebbe un brutto incidente a Monza, si ruppe una vertebra del collo e rimase fermo per parecchi anni come collaudo. A quel punto lì mi trovai un po' sulle mie spalle lo sviluppo della Mito, però la prima Mito, diciamo, è figlia sua. Io sono subentrato quando lui aveva già quasi definito il prodotto, ma la EV invece no, la EV la sento un po' mia, diciamo. Poi c'è stata in mezzo anche la seconda Faritondi, no? Che è stata anche sì, quella, però aveva soltanto la forcella rovescia, non aveva, diciamo, non aveva dei contenuti complessi, diciamo, era comunque sempre un'evoluzione della prima. Aveva la forcella rovesciata perché nel frattempo la tendenza di moda era quella, e quindi aveva poche modifiche, diciamo. Okay. La svolta grande è stata sulla EV, che era nel 94-95. Nel 94-95, sì. Sì. Ti propongo qualche domanda che sì. Mi hanno girato nei giorni scorsi, appunto legata alla Mito. Si spazia un po' a tutto tondo, quindi certo. Andiamo qua e là. Volevano sapere chi sviluppava le livree e in particolare come è nato il modello speciale denim. Allora, le moto che uscivano del CRC comunque ci venivano consegnate per iniziare i collaudi alla fine con la grafica finita e tutto, quindi le prime grafiche, quelle classiche, il rosso piuttosto, che uscivano da CRC. Una volta che poi CRC ci consegnava il prodotto, che cosa succedeva? Loro il giorno dopo che hanno smesso di lavorare sulla Mito hanno cominciato a lavorare sulla Paso, su cose diverse. Noi, e quindi le grafiche successive, per intenderci, la Mito rossa l'hanno fatta CRC, ma la Mito Lucky Explorer, anche la Mito Denim, se non ricordo male, le hanno sviluppate a Varese, al centro stile di Varese. E la Mito Denim mi pare di ricordare che fosse stata frutto di un accordo pubblicitario, nel senso che c'è stata una sponsorizzazione, un accordo per la pubblicità della Denim, e nel contratto dovevano essere prodotte un certo numero di moto con quella livrea lì. Però mi pare di ricordare che siano state sviluppate a Varese. A Varese. Noi in quel periodo lì, che era un periodo di grande fermento, avevamo due centri stile da paura rispetto a tutto il panorama
diciamo, motociclistico, perché a CRC avevamo CRC con Tamburini, Adrian Morton che fece la brutale, mentre a Varese avevamo Galluzzi, avevamo Treblanche che fece la Canyon, la Grand Canyon, sì. Avevamo fior di stilisti, voglio dire, in quei periodi buttavamo fuori delle cose incredibili. Ti leggo una domanda in diretta che sì. Ci fanno la pagina 125 Story, dice: quanto tempo ci è voluto per sviluppare la Mito? È uscita nel 90 e... Allora, se dobbiamo andare a vedere tutto lo sviluppo del modello, è arrivato fino al 98-99. Il problema lì è che non... allora, il progetto originario un paio d'anni, da quando... dall'88, sì, diciamo. Sì. Le prime okay. Idee, un paio d'anni, la prima. Okay. Però purtroppo in quegli anni lì era una guerra. Ogni sei mesi dovevi attaccare 3 cavalli e 5 km/h, perché se no non certo. Ne venivi mica fuori. Tu certo. Mi chiedevi prima delle moto che avevamo di riferimento. Per la Mito io non ricordo che noi avessimo delle moto in azienda con cui confrontarci, perché lì purtroppo era cani sciolti proprio, cioè lo sviluppo era continuo e tirato sempre al massimo della prestazione. Allora, quando andavi a una comparativa di motociclismo piuttosto che di motosprint e arrivavi secondo, era meglio che non venivi a casa, perché voleva dire lunedì non vendere le moto, perché si accapigliavano per 2 km/h. Io mi ricordo una delle ultime Mito, quelle lì, diciamo le IV, penso 90-98, che ho provato così, ma i reali, cioè non di contachilometri, che contachilometri allora ne raccontavano di belle, ma comunque faceva 176-178 all'ora. Sì, sì, l'evoluzione io, cioè, massima. Io uscivo fuori dall'azienda, prendevo l'autostrada a Vergiate, andavo a Genova e tornavo indietro, tutto a bomba. Andavo a Genova, uscivo a Renzano, mangiavo la pizza, c'avevo lì la pizzeria in piazza che oramai mi dava la pizza, cioè, era meglio di mia madre, nel senso che andavo tutti i giorni lì, facevo il turchino per strada normale a tornare, rientravo in autostrada Dovada e alle 4 ero in ditta. Sì, sì. Poi ci dicono, dunque, riguardo allo sviluppo motori, il banco Cagiva, dicono, è rimasto sostanzialmente lo stesso. Come avete sviluppato i cilindri? Allora, i banchi Cagiva, nel senso, il lavoro era diviso in questi termini, nel senso che i banchi prova erano 4, quindi c'era il banco dei cross, dei fuoristrada, il banco della Mito Super City e il banco dei quattro tempi praticamente, e poi c'era il banco rulli. I motori venivano sviluppati da praticamente, ecco, per ogni progetto c'era un meccanico anziano di riferimento e un meccanico giovane che lo seguiva. Questa era l'impostazione di base. E praticamente i motori venivano i motoristi, quelli che assemblavano fisicamente il motore, ne curavano anche lo sviluppo al banco, cioè loro stessi facevano prove di mappature, carburazione, lamelle, piuttosto che noi avevamo 2 tubisti che lavoravano fissi in azienda sempre solo a fare tubi di scarico in quel periodo lì, e i cilindri li lavorava quello che tutti conoscono come Barba, si chiama Favini questo meccanico, che è tuttora quello che mi fa i motori per le mie Mito da Sport Production, e lui quello che faceva i cilindri, e ho fatto tante di quelle grippate che lo so soltanto io, perché allora si andava così. Allora lui era micidiale, perché aveva la passione del fuoristrada, si torna sempre lì, aveva la passione del fuoristrada, e lui tutte le moto da cross che arrivavano, giapponesi, Kawasaki, Suzuki, le smontava e rifaceva i calchi dei cilindri di tutte. Era proprio una mania la sua, no? E si sviluppava così. Si chiamava reparto esperienza proprio perché ogni giorno, e ho provato delle cose incredibili. Noi tanto per dirti, nello sviluppo delle Mito, la centralina, ci sono 3 centraline almeno di valvola sullo scarico. La centralina regolava il range di apertura, di inizio apertura, perché noi non avevamo come l'Aprilia la valvola on off, ok? Noi avevamo una valvola progressiva,
sia quella meccanica che quella con il motorino. Quindi la valvola incominciava, per dire, a 7000 giri e faceva tutto aperto a 9,5. Ok? Capito. Allora, per andare a calibrare quella roba lì, da sopra la moto mettavamo uno specchietto retrovisore legato sotto il telaio per vedere il momento in cui, con un, dove c'era la valvola, no, che, bzz, che incominciava a girare, mettevamo un'appendice più lunga per vederla muovere meglio e andavamo a fare le regolazioni così. Fantastico. Una volta te lo dovevi inventare, purtroppo non c'erano libri in cui c'era scritto, anche perché si inventava ogni giorno praticamente. Ti metto questa foto perché l'ho preparata almeno. Sì, 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 sì. No, questa si questa è proprio come la mia, guarda. Io... La primissima Mito scarenata, sì, ancora nella versione senza carene, e poi invece una della seconda generazione. Con ecco, le... io ho inizialmente usavo a correre 2 anni fa, ho usato a correre quella con la forcella tradizionale, poi sono passato quella proprio con la forcella oro, con la forcella rovesciata. Sì, 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 bellissime tutte e due, sì, sì. Esagerate. Poi torniamo alle domande, dunque, ci chiedono come mai sulla Mito Faritondi non avete mai montato, perlomeno su quelle vendute al pubblico, un carburatore 34, come invece su alcune enduro come la K7 o la Super City? Allora, io ad esempio sulla mia Mito ho montato un Mikuni da 35, che è stato montato poi successivamente sulle Mito EV. Per un semplice motivo, perché in quel momento nel campionato italiano Sport Production si doveva usare il 28 e allora anche a livello di immagine, diciamo, cliente, avere il carburatore che usavano a correre era importante. Giusto. E quindi poi facciamo un salto sulle domande in diretta. C'è il nostro Davide Moro, affezionatissimo iscritto, che ci chiede se le moto che andavano alle riviste erano quelle che poi andavano in strada. Allora, no, le moto che andavano alle riviste erano le moto che andavano alle riviste, nel senso che spiegaci bene questo punto, perché sì, ma è molto semplice, c'è molta fantasia, c'è molta dietro, non è niente di strano, nel senso che siccome era molto importante non fare brutte figure quando che si fermasse la moto, e la moto veniva controllata dal reparto esperienze ogni test che faceva, la moto quindi veniva assemblata in linea, ma il motore, per dire, lo assemblavano al reparto esperienze, la moto veniva assemblata in linea, dopodiché veniva gestita, nel senso, adesso nelle Mito io non è che mi ricordo, ma ad esempio nell'F4 le motostampe erano due in tutta l'azienda, non ce n'erano 50, due ce n'erano, una rossa e grigia che usavano per tutte le prove dinamiche perché volevano solo quella per fare le foto, e l'altro colore era la moto che si faceva tutti i banchi, capisci? Però ad esempio al di là del montaggio corretto, quello sì che veniva curato, cioè il montaggio corretto del motore, non doveva succedere un problema, cioè una cazzata, una cosa, che se prendevi magari una moto dalla linea, che ne sai, magari poteva succedere, ma l'obiettivo era quello, anche per, almeno da parte nostra, anche perché ti spiego, in quel periodo lì non avevamo corse importanti, le corse erano state smantellate per fare questo prodotto, che era una cosa difficilissima da produrre, no? Quindi tutti gli uomini migliori sono stati dedicati a questo lavoro qui. Le moto erano soltanto montate un pochino meglio, ma non è che c'avevi lo scarico, per dire, diverso, piuttosto che non c'era, perché non c'era, noi non avevamo nessuno che correva con quelle moto lì. In compenso ti vorrei fare un aneddoto riguardante, perché ho visto che c'è stato un po' di dibattito sui banchi prova, no? Prego. Ecco, noi per sfatare abbiamo fatto una scommessa con l'F4 1000, la primissima, e quella moto lì si è fatta tutti i banchi di tutte le riviste, MCN, piuttosto che Motorrad, tutte le italiane e tutto. Praticamente, ed era la stessa moto fisicamente. Stesso esemplare. Stessa moto. Quindi la stessa moto che ha fatto tutti i banchi, dal più ottimista al più pessimista c'erano 18 cavalli di differenza. Quindi questo tanto per dirti il discorso ma è normale alla fine, perché il banco
a rulli è così. Noi quando facevamo lo sviluppo in azienda, prima di fare una qualsiasi prova, si faceva la base, perché di giorno in giorno c'erano 5 cavalli di differenza, certo, in funzione dell'aria, della temperatura, del pneumatico, dell'umidità, di tante cose. Alla fine è così. Senti, visto che il nostro è un gruppo anche internazionale, anche se si parla italiano, ma ci sono tanti iscritti di tutto il mondo, veramente. Ho visto. A volte guardo nelle mie statistiche le nazionalità degli iscritti, ci sono delle nazioni con dei nomi che non ricordavo da quando studiavo geografia alle medie. Allora, un iscritto spagnolo, che quale non vedo il nome, ci chiede, ma la Mito Naked, della primissima, è vero sì, che era nata commercializzata così perché non c'era ancora il materiale per fornire anche le carene? Adesso si può dire, sì, sì. Okay. No, non era questione, allora, non era questione di che non ci fosse il materiale, è diverso. Nel senso che tu comunque sia hai un tempo di produzione che è dettato dalla programmazione. Tu non puoi tenere fermo il materiale in magazzino dei mesi aspettando, e in quel caso lì c'è stato un problema, siccome se tu guardi bene gli stampi della carena della Mito 1, della carenatura, erano stampi di dimensione molto grande, cioè erano pezzi molto grandi, e questo fornitore chiaramente ha avuto un po' di difficoltà nella messa a punto dello stampo, nel senso è andata un po' lunga, no? come tempistiche, e non si poteva aspettare, la gente la chiedeva in maniera, e allora si è usciti con la Moto Naked, diciamo, prima. Comunque sia, la Moto Naked è sempre stata considerata a listino, quindi se fosse uscita la carenata contemporaneamente ci sarebbe stata in fianco la Moto Naked. Cioè, questo dici prima ancora delle prime vendite? Sì, comunque sì, era già predisposta per essere fatta nelle due versioni. Poi, per un motivo tecnico, è arrivata prima la versione nuda, ma viceversa, se fosse uscita quella carenata, in parallelo ci sarebbe stata la nuda. Perché era anche un discorso di immagine nelle concessionarie, no? Tu fai conto di avere le due moto nei tre colori, avevi già 6 moto in negozio, che ti facevano un bel... capisci? Certo. La moto certo, nuda rispetto alla moto carenata è nata tendenzialmente anche per quello, prima di fare moda. Yeah. Poi unisco due domande che ci hanno fatto qui in diretta e invece ci avevamo posto nei giorni precedenti. Volevano sapere velocità massima e potenza massima raggiunta da una Mito, diciamo, con motore 125, però fino a dove siete riusciti a spingere questo progetto? Perché mi dicevano nel moto estate di quegli anni c'era la libera, la termica lasciata libera, mm-hmm. E quindi alcune moto superavano i 200 all'ora. Sì, sì, sì. Che prestazioni? Allora, la Mito di Bulega, quindi la Mito prima serie Farittondi, la Mito di Bulega, l'anno che vinse Bellet il campionato italiano a Monza, è stata presa con la pistola radar a 202, quindi mamma mia, attenzione, lì era una moto però che più che il motore, perché il motore è sempre stato più o meno quello che poi è andato, lì era un discorso legato a quella moto lì, era stato fatto un kit con i cerchi marchesini, con i canali stretti, aveva le gomme piccoline, sottilissime, e poi Monza era Monza, cioè anche io quando correvo in Sport Production a Monza c'era il gioco delle scie, che tu una volta che avevi fatto il tuo tempo di staccato dovevi caricare due denti di corona più lungo se volevi fare la velocità, perché se no non riuscivi a uscire neanche dalla scia di quello che c'avevi davanti. Quindi Monza è un po' particolare, se incominciavi a tirarti la scia dall'inizio rettilineo alla fine, 10 km li guadagnavi comunque tutti. E a 185 li facevi, lì è stato un caso particolare, però è vero, devo dire che è vero. E come potenza? Adesso non ricordo esattamente i cavalli, okay. Non ricordo, anche perché tendenzialmente noi non ci tenevano, allora io tendenzialmente cerco sempre di interessarmi il meno possibile di queste cose, perché alla fine comunque sotto sotto ti influenzano sempre. E poi non me le dicevano neanche, perché volevano sempre farmi il gioco dalla valigia, quindi hai capito.
Senti, in merito invece alle livree, alle colorazioni, ci chiedevano se tu sai qual è stata la più venduta, la più apprezzata, e invece qual era quella preferita da te. Allora, la più venduta secondo me è la Mito Rossa, classica. E quella che piace a me è la Mito Losun. Quale Lawson però? La prima, la seconda serie, quella che c'era nella foto prima. Questa Quella che c'era, vediamo se riusciamo a qui, riproporla sì, proprio poco. lei. Quella per me è la colorazione. Io poi sono innamorato di Eddie, per me è il miglior pilota del mondo, quindi. Quindi non la Mito con il 7 giallo, ecco, ma No, no, questo. no, no, quella lì, con il 7 Ok. bianco. Poi, torniamo al motore. Dice, ci sono voci che si stava sviluppando un nuovo banco con albero motore e volano più leggero, una sorta di motore inedito che tenesse il passo del nuovo Rotax 122. Sì, c'erano diverse evoluzioni, che poi è andato a finire su un'altra moto, sempre per Taiwan, così. In quel periodo lì lo sviluppo era allucinante, cioè il mercato tirava e dovevi ogni 6 mesi, ripeto, uscire con qualcosa, non potevi stare indietro neanche un secondo proprio. Sono delle foto che ho trovato online che secondo me è interessante vedere per capire la produzione di quel periodo in Ah, Kajiva. sì. Queste foto sono veramente impressionanti. Uno perché sono, cioè, viste oggi a distanza di 30 anni sono bellissime. Sì. Due perché, vabbè, oggi già queste moto, trovarne un esemplare ben conservato è veramente difficile. E, Sì. per esempio, qui si vedono delle Elephant con delle Sì. Mito prima serie, probabilmente, quindi questa è ancora più vecchia, con anche delle Husqvarna là in fondo, Sì. sembra. Ecco, dell'Hatch Explorer 1. Certo. Beh, ma allora tu calcola che io facevo 30-35 moto al giorno, 36, eravamo 5 collaudatori, Sì. Ecco, quindi fai presto a fare i numeri di quante moto facevi. questo motore, Eccolo lì, sì. ci chiedono, fra l'89 e il 91, Kajiva sviluppò un monoalbero di 125 cc con testata rovesciata. Sì. Sarebbe finito sulla Mito o su un altro modello? No, io ripeto che non sono, cioè so che c'era questo motore, ma non l'abbiamo mai provato su strada, è stato solo andato al banco e non so se sarebbe andato a finire su una Mito. Sarebbe secondo me andato a finire su qualche progetto per qualche azienda estera, perché con l'aspirazione davanti così la Mito dovevi buttare proprio via tutto, non potevi infilare quel motore. Mentre sai, magari in un contesto diverso, sì, non. Poi un altro, come si può dire? Mito, ma mito mica tanto, perché poi credo che sia una verità, è che le ultime faritondi, quindi le ultime colorazioni, 94, 93, no, ecco, fossero riverniciate, fossero carene delle vecchie rosse, delle vecchie verde acqua, eccetera, eccetera, riverniciate perché magari erano stati messi insieme dei pezzi rimanenti, no? Perché anche sentivo parlare di alcuni cilindri con dei codici riferiti a vecchi esemplari dell'inizio produzione 90-91 su moto del 92-93, ecco. Sì, ma di. No, scusa, chiudo la domanda. Perché tanti appassionati chiedono: ma non c'è un registro Kajiva, un qualcuno che teneva una sorta di documentazione di da che telaio a che telaio questo tipo, eccetera. Guarda, allora il fatto delle carene non penso che sia stato un discorso di recupero di materiale che magari c'erano lì, allora ne vendevano talmente tante che non facevano in tempo ad arrivare. Il fatto invece dei cilindri,
Può darsi che alcune moto, alcune partite, alcune, ad esempio le moto svizzera piuttosto che le cose, avessero dei cilindri di anni indietro. Perché? Perché magari avevano i travasi più piccoli, avevano magari, facevano meno fatica a passare le normative antinquinamento già allora, le omologazioni. Quindi in quel contesto lì sì, magari, nel senso che può darsi che ci siano stati dei motori, per dire, per le Mito Svizzera, che avessero avuto quei cilindri, dei cilindri magari di qualche anno prima, perché avevano magari, sai, noi siamo passati dagli scarichi, diciamo, normale, a poi agli scarichi sempre più aperti, le valvole sempre più che andavano a coprire i booster, piuttosto che, quindi quello poteva succedere. E al di là del discorso legato al catalogo ricambi, che quello lì secondo me è l'unica cosa che fa fede sul numero di disegno cioè il catalogo ricambi del modello specifico, lì c'è segnato il numero di disegno del cilindro di quel modello specifico. Ok. Dunque, sempre 125 story dice, quindi l'ultimissima colorazione Mito, dicono che fossero quasi tutte riverniciate, quindi a te non risulta questa cosa? No, secondo me può succedere qualcuna, ma secondo me no. No, perché alla fine ti dico, erano talmente richieste che non c'era assolutamente. E poi attenzione, già allora fare l'accumulo di materiale è una cosa che già allora non ti potevi permettere, cioè non è che potevi tenerti in magazzino, hai capito, 150 carene da verniciare o già verniciate, per poi non accorgerti che non vendi quel modello e quindi recuperarle. Cioè sono soldi fermi che non, neanche nessuno lo poteva fare allora e tanto meno adesso, insomma. Senti, e quindi questo invece sei tu sulla tua personale? Sì, io a Varano 2 anni fa, mi sembra, con la mia Mito SP. Anche la tuta notevole? Anche la tuta notevole? La tuta, quella è la mia tuta di quando guidavo la Mito e quando guidavo il 500 da Gran Premio. Sì, sì, sì. A proposito di 500 da Gran Premio, siccome qua ci vogliono far arrivare subito alla F4, ma io ho ancora qualche argomento prima, all'F4 arriviamo in fondo, così tutti dovete ascoltare tutta. No, ma in realtà è interessantissimo anche questo, soprattutto tu sei uno dei pochi che ha avuto la fortuna di poter guidare questa moto. Sì. E la guidavi, mi dicevi... in aiuto, diciamo, a Marco Papa. Sì, sì, qui siamo a Venegono, in aeroporto. Ecco, ci puoi raccontare, allora, uno, cosa volevi ottenere da questi collaudi, perché l'hai provata proprio tu, e due, un po' di sensazioni di guida, perché ricordiamo che quando abbiamo parlato con sia Fausto Severi che Roberto Ungaro, che hanno avuto il piacere di provare questa Cagiva, ci dicevano che era una belva inferocita. Sì, 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 erano degli oggetti quasi ingovernabili. E niente, praticamente questa qui, tra l'altro, è il modello iniezione su cui ho fatto tante ore, perché allora era successo questo, che a un certo punto dello sviluppo, anche lì sotto la gestione tecnica ciclistica di Albesiano, c'era una spinta enorme sulla sperimentazione, cioè in quell'anno e mezzo, due, c'era una spinta enorme di provare cose a 360 gradi. Questo oltretutto è coinciso con un periodo in cui Marco Papa aveva la labirintite e quindi non poteva guidare molto spesso, e in certi momenti non poteva proprio guidare. La necessità di provare queste cose e anche il fatto che queste cose all'inizio, alcune di queste tantissime cose che si andavano a provare erano veramente estreme e tante non funzionavano, quindi non era il caso di farle provare a un collaudatore esterno. Serviva una persona fidata dell'azienda che, anche se andavi a provare una cosa, diciamo, che non funzionava, manteneva una riservatezza che chiaramente era,
totale e assoluta, no? Uh-huh. E quindi mi è stata data questa possibilità. Inizialmente, mi ricorderò sempre, la prima volta che sono salito su quella moto, dove eri un'intelligente... Dove eri la prima volta? Ecco, mo ci arrivo, nel senso, fu un intelligentissimo Fiorenzo Fanali a mettermici sopra e mi portò a Cameri, all'aeroporto di Cameri, dove ci sono 3.800 metri di pista. Quindi praticamente io snocciolavo le marce prima e feci delle prove, pensate, feci delle prove di calibrazione della molla e del taglio, diciamo, del cambio elettronico. Quindi praticamente il carico della molla che avevi prima di che avvenisse il taglio e il tempo di taglio per fare la cambiata. Uh-huh. Io ero su questa moto, faccio prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, durante la giornata l'ho fatto tantissime volte, no? Perché poi l'elettronico modificava. E alla fine, tutto sommato, dicevo, beh, ma sì, va forte, ma non è che mi ha poi impressionato. Era soltanto perché avevo 3.600 metri a disposizione, li percorrevo in un nanosecondo, ma per me era come, non avendo riferimenti, era tutto piatto. Certo. Poi a un certo punto ho visto che c'era un militare, perché essendo l'aeroporto militare lì, c'era un militare lì in una buca che faceva la guardia, e ho buttato l'occhio e ho visto la velocità a cui ci passavo davanti, e lì mi sono subito reso conto. Però è stato un approccio morbido, diciamo, perché poi, ad esempio, la pista di Venegono, che è 1.200 metri, non è lunghissima, e lì dovevi stare al pelo perché facevi prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta, era ora che ti attaccavi i freni, perché sennò... Comunque, ripeto, è stata un'esperienza per me all'inizio abbastanza traumatizzante. Ma perché tu, prima di salire in sella a questa moto, avevi già provato delle 2.5 o delle 500? Che ne so, no, gamma, moto da gran premio no. No. Quindi potenze di questo tipo era la prima volta? Era la prima volta che provavo una moto di questo tipo, sì. Poi andavamo in pista, andavo anche al Mugello, per dire, con Marcellino Lucchi, quando si andava a girare durante la settimana, c'era una giornata in cui condividevamo la pista con la pista. E sull'iniezione specialmente ci ho girato parecchio, no? Però la moto... Devo dire molto onestamente che adesso mi pento amaramente, ma non ho fatto neanche un giro per me. Cioè, era sempre lavoro. Ero sempre iperconcentrato, perché per me guidare quella moto e non avere la concentrazione era rischiare la vita. Era veramente una cosa di fuori del controllo dell'essere umano normale. È vero quello che dicono. Ma c'era già una qualche forma di elettronica di controllo, no? Qualche cosa? Nulla? Zero. Anzi, non solo. È diverso. Tu, ad esempio, a Mugello, che cosa succedeva? Quando tu arrivavi al correntaio e chiudevi il gas e andavi a riprendere in mano il gas al cordolo, in uscita, ma poco ci mancava, la risposta del motore... Non era come il quattro tempi, che i quattro tempi sono organi meccanici in movimento, quindi tu dai gas, tot apertura, farfalla, hai sempre gli stessi cavalli. Qui no, in base a come il motore aveva accumulato dalla chiusura dell'acceleratore a quando tu davi gas, lei quando faceva lì potevano esserci 20-30 tra un giro e l'altro, tra una per quei cavalli non li gestivi tu. Aspetta, Fabrizio, mi senti? Sì. Ci siamo persi il wah dei 30 cavalli, lì si è interrotta lì praticamente quando tu davi l'accelerata, lui praticamente in funzione di quanto aveva accumulato ti dava la botta, e la botta aveva una differenza di 20 cavalli poteva avere, ma quella cosa lì non la comandavi tu praticamente, no? E quindi tu dovevi aspettarti la risposta e in un nanosecondo dovevi adattare la reazione alla risposta che avevi. Ma secondo te il pilota ufficiale aveva anche lui questa difficoltà, e quindi sì. Quello era proprio un...
era un classico del motore due tempi, chiaramente. Però loro, ti dico, avevano, è inutile, per guidare quelle moto lì dovevi avere delle doti particolari, non erano cose per esseri umani normali. Cioè, io ti dico, di robe dopo, nel futuro, cioè in futuro, ne ho guidate di robe che andavano forte, le moto da superbike di Scassa, le stock di Badovini di Scassa, cioè ne ho guidate di cose che andavano forte, moto che hanno vinto il campionato italiano superbike, ma nulla era simile a quella cosa lì. Cioè, io ti dico, ad esempio, un altro aneddoto è, io uscivo dalla Bucine 15 o 18 km all'ora più piano di Kocinski, okay? Acquisizione dati. All'altezza del inizio della salita dopo il traguardo, loro le fotocellule le mettevano lì, non le mettevano sullo scollino. Sì. All'inizio lì facevi 318 uguale a Kocinski, non gliene fregava niente a lei di chi c'era sopra. Cioè, tu lì, bam, 3.18. Ma non era il 3.18. Quando tu arrivavi allo scollinamento, la moto si alzava tanto così da terra, facevi 200 metri con la ruota davanti staccata da terra. Cosa sì, che io non ho mai più provato nella vita. Probabilmente lo faranno le MotoGP, anzi non lo fanno perché adesso c'hanno l'elettronica che taglia, ma... io quando mi sono reso conto, perché io cazzo arrivavo giù tutti i giri, dicevo, porco cane, sento un toc, toc secco, no? Toc, sai quei toc di carbonio, no? Proprio toc, toc, cos'è? Quando mi sono reso conto di che cos'era, non ti dico la reazione, perché che cos'era? Era la ruota che dopo aver fatto 200 metri staccata di 20 centimetri da terra, riprendeva grip, hai capito? Toc, faceva quel... sai, faceva quell'aggrappata di grip e faceva ballare il parafango. Anche perché quando poi come scendevi dovevi subito staccare. Come scendevi non è che c'avevi tanto, ma la cosa più spaventosa di quelle moto lì, ok, il motore, ok, ti ci puoi fasare, la cosa più spaventosa erano i freni, perché tu, cioè allora non è come adesso che li usano in carbonio, li usano anche sul bagnato. Allora tu cosa facevi? Dovevi dire al cervello di mollare la leva del freno a frenata incominciata. Cioè tu praticamente arrivavi in fondo del retino mugello, staccavi, arrivavi su, ti scollinava, toc, sentivi il toc, arrivavi, pom, frenavi. Quando tu frenavi, cioè davi una certa pressione sulla leva, ok? Dopo, a metà della frenata, quindi... un poco prima di incominciare l'inserimento in curva, tu dovevi cedere pressione alla pompa progressivamente a pari potenza frenante, se non la potenza addirittura aumentava, perché lo shock termico creato dall'aumento della temperatura faceva triplicare la potenza frenante. Quindi tu paradossalmente dovevi mollare il freno mentre stava aumentando la potenza frenante. Assurdo. Questo per me era una delle cose che facevo più fatica a gestire. E poi il Mugello è una cosa contro natura proprio. Mugello ha anche una condizione particolarmente difficoltosa, perché arrivi molto molto forte e c'è lo scollino, quindi è un mix di... Dico, avevano una potenza poi abituati ai freni in acciaio. Cioè già io ho patito tanto il passaggio dalla ghisa all'acciaio, dove secondo me per 7-8 anni ci siamo persi del gran feeling sull'impianto frenante, ma quelli in carbonio erano veramente una cosa devastante. Quanti giri avrei fatto sulla 500? Non tanti, avrei fatto una sessantina, settantina, ottantina, abbastanza, ma non potuti fare molti più. Però ti dico, il grande rammarico che ho è che non ne ho fatto neanche uno per me. Di dire di fare questo giro qui lo faccio senza pensare, no, al lavoro, a cosa sto facendo, ma lo faccio per me. Quello mi è dispiaciuto dopo. Però alla luce appunto di queste impressioni che ci hai raccontato, di queste difficoltà, di questi uomini speciali che dovevano essere i piloti di quegli anni, c'è qualcuno tra i vari campioni di quegli anni che hai imparato ad apprezzare di più dopo aver guidato questa moto? Cioè, vedevi le gare e cosa dicevi? C'è qualcuno che ti ha sorpreso? Sicuramente Lawson, ma tutti in generale. Allora, ti dico, io sono di quelli che dice
che chi ha guidato quelle moto lì e soprattutto quelli che ci hanno vinto hanno qualcosa di diverso dagli altri, perché veramente era una cosa disumana, veramente non si può descrivere cosa facevano quelle moto, però nel contesto, per dire, uno come Eddie che vinse con Yamaha, Honda, Kajiva, Dunlop, Michelin, e poi mi piaceva la guida di quel pilota, era pulitissimo. Ma tu quindi hai provato sia versione iniezione che carburatori? Sì, sì, perché io oltretutto... Quali erano le differenze più evidenti? Allora, uno dei miei compiti, oltretutto, visto che comunque sia noi una volta alla settimana si andava a Mugello, era quello di fare lo shakedown delle moto pronte per il Gran Premio. Quindi io dovevo fare un paio di giri con ogni moto, scaricavano i dati, verificare che il cambio funzionasse, che tutto fosse a posto, sia con le moto di John che con le moto di Chandler, praticamente. E già con il cambio montato per la pista dove dovevano andare a correre, quindi era solo una verifica funzionale quella lì. Quindi io come arrivavo giù, provavo le loro due moto, poi i meccanici le custodivano per la gara, per caricare su gara, e poi prendevo la mia e cominciavo a fare il lavoro di sviluppo. Ecco, la moto a iniezione, ora della fine dello sviluppo, andava più o meno come una carburatori. E questo, secondo me, per l'epoca era già un traguardo molto, molto importante. Diciamo, ecco, l'unico che ha avuto la possibilità di provarlo, l'unico mi sembra, Alan Katkar l'ha provata, e forse Matt Oxley, ma non mi ricordo. Ok. Alan sicuramente, perché quel giorno a Mugello c'ero anch'io, quindi... Ma nell'uso vero e proprio, carburatori e iniezione avevano le stesse caratteristiche oppure... Sì, era un pochino più dolce che l'iniezione, era un pochettino più dolce come erogazione. E però i piloti dell'epoca, John soprattutto, cioè i piloti dell'epoca non lo apprezzavano, nel senso, per loro ci metteva più tempo a fare da qui a là la moto. Okay. Mentre a livello di erogazione era sicuramente più dolce. Un paio di domande in diretta, dunque, ci chiedono, i pistoni da 500 è vero che li usavano nel campionato 125 Sport Production? Li uso anch'io tuttora nei meeting di moto d'epoca. Sì, il pistone del 500 del Gran Premio, una volta conclusa, attenzione però, una volta conclusa l'attività agonistica della moto, quel pistone con quel profilo è stato sfruttato per le Mito Sport Product, per diciamo le moto da corsa. Sì, 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 quello lì okay. È vero. E poi Ivan, sempre dalla Spagna, ora lo possiamo riconoscere, dice: i freni in carbonio attuali non funzionano allo stesso modo di quelli dei primi anni 90? No, assolutamente. Assolutamente, perché allora il range delle temperature era molto, molto stretto, cioè loro funzionavano con delle temperature che avevano un range abbastanza stretto, quindi tu praticamente facevi il frenatone in fondo al rettilineo al Mugello, loro si surriscaldavano e funzionavano correttamente per la staccata, poi facevi le due S di sopra, quando arrivavi alle due arrabbiate alla curva dopo, i freni perdevano di efficacia, chiaramente, perché si raffreddavano, e comunque avevi questa, più che frenare di più, non penso che frenino di più adesso, però frenano in maniera più uniforme, nel senso che allora dall'inizio della frenata alla fine della frenata c'era questo cambiamento continuo di pressione sulla pompa che dovevi fare, perché loro si scaldavano in maniera importante, quindi aumentavano di molto la potenza frenante. No? Sì, sì. Quindi così. Che poi noi stiamo parlando di queste 500 come dei tori impazziti del 94, no? 95, ma ricordiamo che fino all'89-90 le 500 pesavano 15-18 kg meno ancora, quindi... Ma guarda, la sensazione, se te la posso descrivere, quando tu curvavi, facevi le S sopra il Mugello, è come se tu di una moto ipotetica avessi tra le tue mani il perno della ruota davanti. Quindi la rapidità di voltare nelle S era una cosa incredibile. La nostra moto le ultime facevano circa 180 cavalli, ma pesavano 135 kg. Sì, sì.
Infatti c'era il Quindi limite a 130, dal 90, 91 in poi. sì, perché le Suzuki pesavano meno addirittura. Ma prima del 90 era 115, quindi Sì, sì, ancora sì, di sì, più sì, 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 sì. questa sensazione. Qualche altra domanda? Dunque. Michele ci dice che fine fece la Kajiva 125 da GP, quella col cilindro da 500. Guarda, quella con cilindro è ancora al museo della Cagiva, quella ci corse Paolo Bianchi, fu una cosa fatta di nascosto, tra virgolette, al presidente di allora, che era Gianfranco Castiglioni, e lui si incazzò tantissimo quando lo venne a sapere vedendola in televisione, perché andava anche forte per Paolo Bianchi, e andò giù in reparto, le voleva buttare nel lago tutte e due. Perché non voleva assolutamente sentirne parlare, però era stata fatta per avere la necessità di avere un motore 125 per provare i cilindri del 500, Ecco, fondamentalmente. guarda che tu hai parlato di lago e adesso non so chi perché non appare il nome, ma e quindi la storia era vera. Sì, lui voleva buttarla in fondo al lago, però non lo fece più correre, eh. Cioè, le moto una mi sembra che c'è ancora lì al museo. È nel museo ma non lo fece più correre, l'ha ritirata, ma mi sembra che lui aveva fatto terzo, forse una cosa del genere. Senti, invece ci chiedono, hai idea di quante... No, aspetta che qua ho sbagliato, dove siamo finiti? Scrivete in troppi. Allora, Kajiva da Gran Premio, quante ce ne siano adesso ancora intere nel mondo? Allora, ce ne sono abbastanza, tra virgolette, nel senso che oltre a quelle canoniche che sono state poi dalla proprietà vendute negli anni, quindi ce n'erano praticamente due per ogni pilota, più magari anche una in più ogni pilota, quindi sei all'anno almeno. Ma poi ora alla fine di tutto, praticamente il presidente, visto che questi collezionisti continuavano a chiedergli ste moto, continuavano a chiedere ste moto, ha dato mandato alla HRT di Mascheroni di assemblare altre forse 5 o 6 sono riusciti a farne, che però attenzione, non sono repliche, sono moto originali nel senso che sono state fatte con i ricambi, quindi sono state assemblate con i pezzi delle moto dell'epoca, non sono stati prodotti dopo piuttosto che ecco. Non so, poi ci sono nel museo di famiglia, diciamo, ci sono quei prototipi che ho provato anche io, che erano robe stranissime, che ho Quindi diciamo provato. nell'ordine di una trentina in tutto, mi par di Sì, penso capire. di sì, un numero Tra tutti così. gli anni, sì. Poi una domanda, vediamo, ci chiedono se è possibile avere una risposta. Quanto pesava la Mito Sport Production? Custi. Quello non mi ricordo esattamente. Non mi ricordo esattamente, però non pesava molto di meno della moto di serie, spogliata di tutto. Cioè non aveva componenti particolari in carbonio, quelle robe lì, la moto. Le uniche cose che aveva, diciamo, di più leggero, era la catena col passo fine e i cerchi in magnesio marchesini che erano stati fatti come kit e si potevano acquistare, però a livello di io vedo la mia, ho tirato via tutto quello che posso tirare via, ma non c'era niente di peseranno, boh, non ho proprio la più pallida idea. Ok, vabbè, non è un problema, va bene. Sì, comunque non era molto molto diversa da quella di serie alla fine. Ok, bene, volevo cambiare argomento e così fare un po' un quadro appunto di due personaggi, direi più che persone e personaggi che sono stati emblematici per Kajiva e MV Agusta in quegli anni, no? Quindi Tamburini e Castiglioni, Claudio Castiglioni. Volevo così un po' sapere da te com'era lavorare con loro a stretto contatto quotidiano, se avevi un contatto quotidiano con entrambi oppure solo con Tamburini, magari, insomma, un po' un quadro tuo delle due personaggi, ecco. Difficile per me parlare di questa cosa perché Tamburini per me è stato un altro grande maestro. E io ho avuto la fortuna e l'onere di guidare la moto per lui almeno per 15 anni, perché lui a un certo punto, un po' per l'età, un pochino invece per i grandi impegni che aveva all'interno dell'azienda, ha
ha progressivamente diminuito il fatto di andare in moto e ha delegato un po' a me tutto quello che era il lavoro di sgrossatura. E Tamburini per me è in assoluto il miglior progettista di moto che ci sia stato in quegli anni. Dico progettista perché lui non era uno stilista, lui non lavorava con il clay, lavorava con lo stucco da carrozziere e era la sua estrazione, cioè lui saliva sulla moto ed era in grado di portare l'80% dello sviluppo della moto, di farlo lui, e questo lo può fare un progettista, però aveva quell'estro, quella cosa innata di riuscire a fare delle cose incredibili. E con me lui è sempre stato molto diretto e molto, lui aveva ben chiaro cosa doveva avere la moto. Mi diceva: Fabrizio, mi raccomando, la moto da 0 gradi a partire deve essere un fulmine. Da 0 gradi di inclinazione, intendo io. Uh-huh. A partire, per fare l'inserimento in cui deve essere un fulmine. Non mi interessa niente di diverso. E questo per me è stato sempre un mantra, diciamo, no? In tutto quello che ho fatto. Lui la moto la guidava con la ruota davanti, non la guidava con la ruota di dietro. E per me è sempre stato un grande stimolo. Poi a un certo punto dello sviluppo lui cosa faceva? A un certo punto dello sviluppo, quando io lo vedevo arrivare con il casco in mano e il giubbotto rosso, ho detto: cazzo, qui sono cavoli, perché adesso oggi ha voglia di andare in moto. Lui saliva in moto e lì erano dolori, perché se la moto non funzionava come diceva lui, erano dolori, però quasi sempre funzionava. Come, beh, c'è stato come descritto dire, come un carattere abbastanza duro, no? Severo nel... Era una persona che, allora, se tu guardi il progetto e lo analizzi, gli togli il vestito e lo guardi, capisci che persona era. Non aveva mezzi termini, quindi la moto doveva funzionare in un certo modo e così doveva funzionare. Lui aveva la visione della moto e la moto così. Il mio lavoro era quello di lavorare per cercare di portarla a quel livello lì. Quando lui saliva su ed era contento, per me era aver raggiunto il target. Certo. Con il presidente invece è diverso. Il presidente ho sempre avuto una grande suggezione di ambedue, non sono mai con Tamburini e anche col presidente non sono mai riuscito a dargli del tu, no? Uh-huh. Ho sempre avuto una grande suggezione, però col presidente mi ricordo che lui anche lui, no, ti diceva: Fabrizio, guarda che la moto deve essere così, voglio che sia così, deve essere così, non ti far mettere in testa da nessuno cose diverse, non tu vai dritto, non ti preoccupare, la moto deve funzionare così. Erano due sognatori, due grandi sognatori che hanno sognato questa moto che è frutto del sogno di due persone che avevano un talento incredibile, no? nel loro campo. Ma è vero, come ci narra qualcuno, che il presidente Castiglioni ogni tanto targava le moto da 500 da Gran Premio e le Dakar e le usava nei dintorni? Ma insomma, magari 500 da Gran Premio, la Dakar forse una volta o due, sì. Ma allora, è vero il fatto che lui, allora io, anzi, il venerdì sera dovevo lasciare sulla mia scrivania la targa prova e i documenti. E più di una volta, anzi molto spesso, il lunedì mattina dovevo andare a prendere la moto a casa sua. L'autista, quando portava giù lui, mi portava a me a prendere la moto a casa sua perché si era andato a fare un giro con la moto. E se la moto, anche lì, se la moto non funzionava come lui si aspettava, erano dolori. Immagino. E ti garantisco che le aspettative di quelle due persone lì erano molto alte. Ma tra loro che rapporto pensi che ci fosse, insomma? Due caratteri forti, amichevole, sotto un certo, di grande rispetto, però anche di grande scontro, per dire, no? Perché Tamburini... allora il presidente ha voluto assolutamente in tutti i modi che il motore dovevamo farcelo noi, invece magari Tamburini avrebbe preferito qualcosa di diverso, ma lui era su questa cosa, era inamovibile,
E a noi questa cosa penalizzava un pochettino, perché i tempi di, ripeto, i tempi di sviluppo di un motore non sono... L'Aprilia, faccio, adesso usciamo dal contesto un attimo per capire meglio, no? L'Aprilia nella 125, avendo il motore fatto dalla Rotax, arrivava sempre 2-3 mesi prima dai concessionari, prima di noi. Noi lanciavamo l'idea alla fiera e loro facevano in tempo a farsi la moto prima di noi. Perché? Perché loro avevano il motore già fatto, lo faceva un altro, noi invece dovevamo svilupparci il motore. Finché il motore non era pronto, non potevi uscire. Certo. E quindi questo era un limite. Però, ripeto, col senno di poi, un MV senza il proprio motore, tu potevi metterci sotto anche il motore del CBR 900, ma non sarebbe stata la stessa cosa, insomma. Assolutamente. Ci chiedono, la Ducati 916 personale di Tamburini, con cui vennero fatte prove comparative con la F4, detta anche la Lama, come era configurata? Allora, quella moto lì è l'unica moto che noi abbiamo utilizzato per fare lo sviluppo ciclistica dell'F4, cioè noi non avevamo nessuna moto della concorrenza, per fare lo sviluppo motoveicolo. Mentre, allora, e quella moto lì era configurata in questi termini. Il motore era un motore standard, quindi 115 cavalli, mi sembra una cosa del genere, mentre la ciclistica era superbike, la moto faceva 167 kg. Sì. Quindi tolto tutto quello che non serviva, e io utilizzavo, cioè praticamente quando andavamo a provare le prime volte, lui veniva con la Ducati e io con il prototipo dell'MV. Andavamo al passo di Via Maggio, e fino a quando l'MV non ha dato delle sensazioni migliori di quella moto lì, abbiamo fatto modifiche, insomma. Quindi ve le scambiavate, immagino, come sempre. Sì, no, beh, lì praticamente arrivavamo su, lui guidava quella, io guidavo la mia, ci fermavamo a metà, ce le cambiavamo, arrivavamo su, io facevo un passaggio con la sua, fino con la Ducati, fino in fondo al passo, ritornavo su e poi cominciavamo a lavorare. Quindi immagino che se lui partecipava in un certo periodo così attivamente nei test, dovesse avere anche delle doti di guida non indifferenti. In quelle strade mi faceva sputare sangue per stargli dietro. Sì. Lui, te l'ho detto, lui guidava la moto al di sopra della media dell'utente e soprattutto a livello tecnico, era abituato così fino dai tempi di Bimota, era in grado di fare lo sviluppo fino all'80%. Fantastico. Quindi era questo che faceva la differenza. Adesso abbiamo un po' trattato, già iniziato un po' così ad assaporare quello che è stata gli albori dell'F4, però secondo me c'è un bel argomento che incuriosisce tanti appassionati, che sono stati appunto, come si può dire, i primi segni, no, dell'arrivo dell'F4. E cosa intendo? Intendo quella con motore Ferrari 900cc, marchiata Kajiva, e so che ne avevamo parlato, ci sono stati vari intrecci, no, anche di telai, di configurazioni diverse, e quindi sarebbe secondo me molto interessante se tu ci facessi, come si può dire, una cronistoria per capire quanti step ci sono stati di questi modelli e un po' come si sono evoluti. Sì. Allora, tutto partì da praticamente un prototipo, anzi due erano prototipi, ma io principalmente ne ho usato uno, che era stato sviluppato in Ducati inizialmente. E questo, corretto? No. Okay. Prima ancora quello lì, okay. Questo qui è già una versione ibrida. Però okay, bisogna andare a quello con... Allora, praticamente i primi sono stati... Cioè, gli albori sono stati praticamente quella moto che è stata sviluppata in Ducati col motore Ferrari e ci è stata consegnata, diciamo, da Ducati, e quel motore dopo è finito sul telaio del tipo 500 da Gran Premio. Quello è stato il primo step, diciamo. Ok. Questa moto... Ecco, questa qui è la moto che si usava per strada, diciamo.
Questa qui è già la seconda fase, perché la primissima fase era stata sviluppata in Ducati. Loro ci consegnavano questo progetto, eccola qua. Questa qui è la prima, c'era questa versione con lo scarico posteriore e una versione che è questa qui con lo scarico, diciamo, tradizionale. Quindi queste due sono due versioni differenti. Sì, c'erano due versioni differenti, sì, di questa moto. E io provai, ci consegnarono appunto quando ci fu il cambio di gestione, diciamo, del progetto, vedi qui c'è Bordi, Taglioni, c'è, ecco, la persona che è sulla moto è Negroni, quell'ingegnere che lavorava in Morini, mio carissimo amico, che si occupava ai tempi dello sviluppo di questa moto, praticamente. Questa moto ci venne consegnata, mi sembra, a marzo, andammo al Mugello in una giornata in cui loro ci consegnavano, c'era Tamburini, il presidente, e io la provai al Mugello, e questa moto qui era una configurazione stradale, però. Da lì è 900, no? Di cilindrata? Sì, è 900. 900 da lì, però, il progetto cambiò. Come? Motore Ferrari. Sì, il motore era stato sviluppato, era stato disegnato dalla Ferrari. Questo qui, sì. Poi cambiò completamente dopo in futuro, tranne forse la testa, che era l'unico componente che era rimasto un po' fedele a, diciamo, all'idea delle valvole radiali. Ma questa moto era decisamente, come si può dire, troppo acerba, oppure era già una moto piacevole? No, questa moto, allora, questa nella fattispecie era praticamente era improducibile con l'aspirazione così davanti, perché aveva un ingombro nella zona del canotto dello sterzo che era grandissimo, no? La versione invece tradizionale era una moto che non andava per l'epoca fortissimo, avrà avuto una novantina di cavalli, mi sono fatto tutti i riferimenti, ho provato Suzuki 7,5, Kawasaki 900. Ti interrompo un attimo, Fabrizio, mi date conferma che mi sentite bene? Sì. Chi ci sta? No, tu sì, ma volevo sentire chi ci sta ascoltando, che ci sentano tutti bene, certo. Perché c'è chi mi ha detto che... Ok, Michele dice sì, ci sentite, perfetto. Scusa, ti ho interrotto, ma se no andavamo avanti magari a parlare... Diciamo che, ecco, poi, la versione che ho provato io, diciamo che quella tradizionale, non andava fortissimo. Mi ricordo questo, che... Dopodiché noi, quando cambiò, diciamo, quando ci diedero il progetto così, però inizialmente cambiò anche il target, perché doveva diventare una moto da corsa. E noi andammo a provare ad agosto... 95 del praticamente 95 con la moto configurata con il telaio del 500 da Gran Premio, sì, con la configurazione corsa, quindi aveva sull'iniezione Marelli corsa e aveva 156 cavalli. Siamo in questo caso, è questo modello? Questa moto qui, però uno step prima, nel senso che era da corsa. Poi diciamo i piani dell'azienda cambiarono, questa qui invece già la versione, vedi, con i fanali, perché dopo si volle fare la moto stradale e quindi si tornò indietro da quelle potenze, perché quelle potenze erano per una moto da corsa. La prova di cui tu, la moto di cui tu parlavi era 900 o già 7,5? No, questa è 900. 900, quindi la moto da 150 cavalli che loro stavano sviluppando per le gare a 900 cc. 900 di cilindrata, sì. Una Maxi da 900 cc, insomma. Sì, certo. è nato grosso, che tra virgolette è un po' stato il motivo per cui il motore dell'F4 750 è rimasto un pelino penalizzato rispetto alla concorrenza dell'epoca. Essendo nato, è stato progettato 900, aveva tutto abbastanza grande, quindi BL, albero motore pesante, cioè era dimensionato per un 900. Arrivare a portarlo essendo poi diventato 750, pesava qualche chilo di più, diciamo, rispetto ai motori. Noi, ecco, ad esempio, per lo sviluppo motore, per le comparative motore, per lo sviluppo motore avevamo un Suzuki Z-Rad 750. Quello era il nostro target. Okay. E,
È stato come, un lavoro difficile. Come riferimento prestazionale, insomma. Sì. Uh-huh. Avevamo quel target lì. È stato difficile, ma non tanto per un discorso. È stato, allora, c'è dietro un discorso un po', diciamo, aziendale, filosofico, cioè nel senso, noi negli anni, tu lo sai meglio di me, visto anche il nome del sito, eccetera, eccetera, in quegli anni lì noi, dagli anni 70 agli anni 90, fine degli anni 90, abbiamo lasciato quasi 20 anni di campo libero ai giapponesi, dove hanno potuto progettare, produrre e vendere quello che hanno voluto, perché non avevano nessun tipo di concorrenza da parte dell'industria italiana. Noi abbiamo dato con Ducati prima, con 916, con Ducati abbiamo cominciato, e con F4 dopo abbiamo ricominciato a produrre motori di alte prestazioni plurifrazionati di serie. E questo è stato terribilmente difficile, perché e per quello che riguarda il mio lavoro non esistevano procedure, non esisteva metodologia, non esisteva nessuna informazione. I fornitori erano fornitori che avevano fatto nel campo della 125 il diavolo a 4, perché tu pensa al produttore del forcellone della Mito. Se tu vai a vedere adesso, una moto di adesso non ha assolutamente una tecnologia del genere, pensa a cosa avevano fatto, però non erano abituati a lavorare su motori plurifrazionati di alte prestazioni. Purtroppo i numeri dell'industria italiana, Ducati, noi, Benelli, Aprilia, chi vuoi, non ti facevano attingere al mercato dell'automobile, cioè chi faceva le bielle per la Fiat o per la Ferrari aveva la tecnologia. Ma quando gli chiedevi le bielle, che ti chiedevano quanti motori devi fare, e tu gli dicevi che dovevi fare 5.000 moto all'anno, ti mettevano giù il telefono. Quindi i primi prototipi di cui parlavi con motore Ferrari avevano il motore Ferrari, perché probabilmente Ferrari era l'unica in quel momento a poter produrre un... No, in quel momento avevano il motore Ferrari per il semplice motivo che era stato commissionato a Ferrari Engineering la progettazione di un motore plurifrazionato con quelle caratteristiche. No, loro l'avevano fatto perché allora già sul 500 da Gran Premio per noi la Ferrari faceva i cerchi in carbonio, il telaio in carbonio, quello misto, incollato, la parte anteriore in carbonio, era prodotto dalla Ferrari Engineering. Uh-huh. Cioè io provai i cerchi in carbonio nel 94 sul 500 da Gran Premio. Adesso sì. Si parla di cerchi in carbonio. E li fece la. Quindi sì, era stato commissionato questo lavoro, ma al di là del know-how della valvola radiale, per dire che quello lì ce l'avevano, però è il fornitore per la produzione, cioè se tu avevi bisogno di 4 bielle speciali andavi da Punkel, te le facevi fare, non era un problema quello, ma se tu dovevi fare le bielle per fare questi motori di serie era un casino. Uh-huh. Perché il fornitore non era, poi i fornitori ci hanno creduto, si sono buttati a testa bassa, hanno recuperato e hanno lavorato secondo me alla grande, perché comunque sia Ducati insegna in questo momento, non hanno paura di nessuno a fare i motori, e quindi però in quei momenti è stato complicato, perché tu ogni cosa la dovevi provare. Quando abbiamo fatto le interviste con qui nel gruppo con Ungaro e con Severi, entrambi ci hanno detto che erano rimasti un pochino delusi a livello motoristico di prestazione pura dalle prime F4, insomma, no? Allora, ti dico molto semplicemente, allora, rispetto, perché il collaudatore vive di queste cose, nel senso, inutile uh-huh. star lì a raccontarcela. Ripresa in sesta Suzuki SRAD F4 750, ripresa da 50 all'ora, quindi 3.000 giri, pam, tutto gas a bomba, a Nardò, quindi senza ostacoli, neanche guardare l'avanti. Da 3 a 5.500 giri la Suzuki ci prendeva 5 metri, 5-6 metri, da 5.000 a 9.000 glieli riprendevamo, e da 9.000 a 12.000 riprendevamo noi quei 5 metri, perché loro finivano prima di noi di girare. Questo era il target.
Nella ripresa a bassissimi giri eravamo penalizzati da queste masse più pesanti, però io al Mugello sorpassavo i Kawasaki 900 in fondo a rettilineo, perché quando il motore si distendeva in alto faceva paura, faceva. Capito. Poi avevamo i corpi farfallati da 50, i giapponesi avevano i corpi farfallati da 43 con la doppia farfalla, quindi noi avevamo l'iniezione che, quando ci hanno montato l'iniezione, mi hanno detto: boh, andiamo a provare l'iniezione. E io, cioè, come si fa? Chi mi spiega? Cioè, nessuno aveva nessuna esperienza. E quindi abbiamo dovuto costruire tutto: procedure, metodo, metodologia, non c'era niente. E chiaramente abbiamo un pochino pagato lo scotto, perché la prima brutale, per dire, consumava tantissimo. Erano un po' ruvide, avevano un on-off abbastanza accentuato, però tu permetti, cioè tu puoi immaginare quattro corpi farfallati da 50 che si staccano rispetto a quattro corpi farfallati da 43 che quando si aprono ci sono le farfalle sopra che sono chiuse. Sì, sì. Potevi anche arrampicarti su per gli specchi. Lì è stato fatto un lavoro, però devo dire che non ci ha pagato, diciamo, no? Perché il lavoro che è stato fatto per raggiungere con quei mezzi che c'erano quelle prestazioni globali sono ben, secondo me, sono dei risultati importanti. Fermo, sì. Ecco, fermo restando il fatto che, come ti dicevo prima, con una moto così ingegneristicamente così tanto bella, ci potevi mettere sotto il motore del CBR 900 e sfigurava lo stesso, perché era troppo avanti, no? Come... Sì, sì. Un paio di domande che ci sono arrivate. La prima è dal buon Michele Cuoccio, che ci chiede: quando è intervenuta la decisione di commercializzare la 4 cilindri come MV e non come Kajiva? Era in progetto di usare entrambi i marchi? Allora, c'è stato un momento in cui c'era un'idea di, però non di sfruttare il motore per entrambi i marchi, perché questo motore sarebbe rimasto appannaggio di MV. Però c'era un progetto di un motore con il basamento tipo questo qui e la testa invece diversa, più semplice. Adesso non mi ricordo se fosse ad aria o non mi ricordo, che sarebbe dovuto andare ad equipaggiare dei progetti Kajiva a quattro cilindri. Progetti che aveva, tra virgolette, a livello di prototipi, a livello di maquette, sviluppato Galluzzi. Ce n'era una che era di una bellezza incredibile proprio, cioè la Monster in confronto spariva, veramente una moto incredibile. Linee che ho rivisto sull'ultima Guzzi che ho fatto, anche se telaio con questo travone portante, cioè con questo tubone, però lì era una cosa, solo che non si fece perché... Purtroppo il progetto lì assorbì tanti soldi e quindi non ci fu soldi per tutto. Però era veramente, però non era il motore pari pari, il motore dell'MV preso e messo sotto. Ma quindi quando c'è stata la decisione di togliere la scritta Kajiva e mettere MV? Subito dopo penso il 95, come Tamburini incominciò a lavorare su questo F4, decisero di puntare tutto su questo brand e chiaramente fecero bene, perché alla fine il progetto meritava una cosa così, insomma. Sì, dunque, ecco, poi ci chiedono un'altra cosa secondo me molto interessante, vediamo se riesco a trovare anche il supporto grafico, quindi... Se ci puoi raccontare quello che sai riguardo questo splendore, quindi i quattro terminali di scarico. Perché? Cosa scelsero? Con quale logica? Dici un po'. Ma guarda, lì... Allora, il discorso estetico era frutto del genio di Tamburini, perché
io mi ricorderò sempre, lui passava via, c'era il modellista che gli dice: ma fai così, fai così, fai così, perché io andavo giù quasi tutti i mesi, andavo giù ogni 15 giorni, ero giù, stavo giù dei giorni, stavo giù. Poi a un certo punto lui quando partiva, che andavano tutti in ferie, che andavano via tutti, non c'era più nessuno, si chiudeva dentro e quello che succedeva lo sapeva solo lui. Quando si rientrava dalle ferie si trovava la moto fatta. E il fatto invece, tra virgolette, il fatto di questa, ecco, gli scarichi invece furono una collaborazione con Arrov molto intensa, al punto che l'ingegnere Lorenzo Lucchi, che lavora in CRC tuttora, che allora lavorava in Arrov, lavorava, ha consumato la strada da Arezzo, da Sansepolcro a San Marino, proprio per la ricerca tra le camere dei silenziatori, diametri variati, eccetera, eccetera, per la ricerca di questa tonalità, che doveva essere una moto che quando passava si doveva distinguere da tutte le altre. Certo. Vedi, riuscire ad arrivare a produrre in serie un oggetto come quello. Ci vuole il genio di una persona che ha la genialità dentro di sé e ci vuole chiaramente il fornitore, in questo caso Arrov, che ci ha creduto talmente tanto da aver fatto mesi e mesi di sperimentazione per riuscire ad arrivare a quel livello lì. Questo risultato eccezionale, direi. Erano degli oggetti incredibili. Sì, eccezionali. Poi volevo fare un salto Alla mia sulla targa. ciclistica. Allora, parliamo di pneumatico anteriore, Sì. barra 65. Era Sì. un'idea di Tamburini. Ecco. Era una fissa di Tamburini, quella del barra 65, perché lui diceva che per avere quelle caratteristiche dinamiche del veicolo che lui andava ricercando, quella circonferenza di pneumatico era la circonferenza ideale. E quindi ha chiesto a Pirelli di sviluppare questo pneumatico in accoppiata addirittura con un 200 posteriore, che poi non andò in produzione però il 200, a differenza del Bar 65 che ci andò. Però già allora Tamburini voleva il 200 posteriore. Voi l'avrete provato, immagino, Noi col abbiamo 200. provato addirittura, tanto per dirti il livello, addirittura noi come canali dei cerchi, per provare tutti i pneumatici, non avevamo i 5,50 e 6 pollici, avevamo i 5,75, i 6 e il 6,12, perché andavi a fare delle prove talmente che in quegli anni lì facevi la sperimentazione vera. Questa moto è 1395 di passo, Sì. quindi tantissima roba, quote attualmente che hanno i 600. Io credo che un altro elemento bello, mi viene da dire, alla pari dei terminali di scarico, sia anche il forcellone. Sì. Credo che magari anche su questo tu abbia qualche notizia da darci. Ma guarda, il forcellone era anche questa una fissa di Tamburini, no? Oggetto di contesa filosofica, diciamo, tra quelli che avevano sviluppato 500 da Gran Premio e questo qui, no? Perché loro ritenevano il forcellone monobraccio un limite rispetto al bibraccio tradizionale. E potrebbe anche essere vero, ma l'impatto visivo di questo oggetto parla da solo, ma non solo quello. Come moto di riferimento per fare la 916 Tamburini, comunque aveva in officina un RC30 e l'RC30 aveva il forcellone monobraccio, chiaramente, no? Quindi l'ispirazione prima è quello lì. Però, ripeto, tanto per dirti, tu guarda questo oggetto, no? In quegli anni lì avevi la possibilità di regolare 20 mm le pedane avanti e indietro. Avevi la regolazione del pivot del forcellone già allora, avevi la possibilità di variare spostando il tirante, due progressioni di leveraggio diverse su una moto di produzione.
Questo non ce l'avevano neanche le 500 da Gran Premio, come alcune non ce l'hanno oggi. Sì, sì, e poi con un design che... Al di là del design che non è in discussione, ma però quello che ti volevo far capire è il progettista che viene fuori sempre da Tamburini, perché non è disegno allo stato puro, c'è proprio tecnica motociclistica pesante aggrappata a quello. Cioè, questo è un oggetto meraviglioso che però a livello di ciclistica, se tu parli con un progettista di moto, cioè che parla di quote, tu qui puoi fare tutto, puoi fare allungare con l'eccentrico della ruota 30 mm il forcellone o accorciarlo, alzare il pivot, io ad esempio sulla mia moto lo uso diverso, nel senso puoi fare 0, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, più 1, più 2, meno 3, più 4, sopra hai la possibilità di variare la progressione del leveraggio, cioè qui puoi fare veramente tutto quello che vuoi. Assolutamente, ecco, torniamo a noi. Tutto questo nel 98, insomma. Sì, avanguardia pura rispetto a quello che erano altri tempi, ripeto, a me piace pensare che in quel periodo lì i sognatori avevano la possibilità di mettere nella carta i propri sogni, cosa che adesso vedo della grandissima tristezza invece. Dunque, tornando, c'è una domanda che ci riporta alle 125. 916 monobraccio, F4 braccio, mito, come mai no? No, quello lì era stato un motivo per, allora, era stato un motivo per richiamare il 500 del Gran Premio, che allora era bibraccio, addirittura hanno ancora il brevetto, hanno avuto ancora il brevetto, furono i primi a fare sul 500 del Gran Premio il forcellone a banana, con la possibilità di far passare le due espansioni dalla parte, quindi era più che altro per richiamare quello. E infatti ci dicono anche, quando la smonti la F4 è incredibile, attenzione ai singoli dettagli, è maniacale. Allora adesso dico un'eresia, ma quella moto è più bella senza la carenatura che con la carenatura, perché è per quello che ti parlavo del sogno, no? Perché ogni componente di quella moto, ogni pezzo di quella moto, se tu lo guardi, è come se un genio avesse avuto la possibilità. Io lo vedo ancora seduto sul suo sgabello che riflette su ogni singolo pezzo e pensa come farlo meglio. Tutto questo per qualsiasi componente della moto. Ci scrivono, qui non leggo l'autore, ma è interessante questa cosa. La magnificenza di Tamburini ha anche nascosto le lettere MV in molti tratti, ad esempio il faro fatto da una M sopra a una V. Pochissimi lo sanno. Sì, erano richiami forti quelli lì che comunque lui aveva, ripeto, io ho capito lavorando per lui che non c'era nulla che era fatto a caso, quindi sì sì. Qui ti fanno i complimenti, dicono, mi ricordo Rob Phillis, comunque interviste interessantissime, ricche e preziose aneddoti. Lo so. Un'altra domanda. È un po' di vita vissuta, ti dico. Io sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di vivere in un periodo storico dove si è esagerato, tutti, no? Noi, Aprilia, Gilera, si esagerava. E anche dopo noi Ducati, praticamente potevi fare delle cose che in questo momento il mercato, un sacco di cose non ti permettono più di fare. Adesso è difficile, adesso il lavoro è molto più banale, molto più vince il prodotto da 6.000 euro. Io quando vedo quelle moto da 6.000 euro o 7.000 euro di una tristezza incredibile, la moto, e io ti dico, guarda, alla fine io, a parte amare le mie moto, perché ripeto, io quelle che uso io in pista, sia la Mito che anche questo F4 che uso nei meeting di MotoDepo, è completamente di serie, sospensioni, perché io voglio ricordare e rivivere come si guidava la moto, come l'abbiamo deliberata, insomma. Non è... però ripeto, adesso guidi le moto io perché provo più emozioni guidando io anche un Suzuki, un GSX-R del 90,
Ecco, io guidando quella moto provo delle emozioni motoristicamente, mi trasmetto, preferisco per dire che usare delle moto moderne che in questo momento sono frutto dell'Euro 4, dell'Euro 5, che alla fine dicono veramente poco. Dicono. Il nostro amico Fabio Suvero ci chiede se è vero che anche il serbatoietto della pompa freno anteriore era stato voluto così basso da Tamburini. No, lì c'è un aneddoto importantissimo invece, perché il discorso è questo qua. Tamburini, quando fece questo progetto, chiese ai fornitori di freni di avere di disegnare lui le pompe del freno e della frizione, perché si era stufato di vedere le moto con la pompa del freno e della frizione diverse. Allora le moto avevano la leva della frizione diversa da quella del freno, lui questa cosa qui lo faceva andare in bestia. Chiese a Brembo e chiese a Nissin, e in quel periodo lì Brembo non so esattamente che cosa ci fu, però fu che Nissin ebbe fiducia in lui e gli disse: ok, ti mando là un ingegnere, fai quello che ti pare di lui e fai quello che vuoi. Venne un ingegnere della Nissin assieme a Centro Stile di CRC, così disegnarono quelle pompe della frizione e del freno e le pinze, che ancora secondo me sono le più belle. Quando stai sopra la moto che vedi quelle due pompe lì, sono due cose bellissime da vedere, no? Però fu proprio una collaborazione che a noi ci criticarono molto, perché quando uscì la moto, ecco perché moto italiana, moto più bella del mondo, perché non montate i freni italiani, bla bla, cioè. Però ripeto, in quel momento non so se Brembo, forse magari il fatto di personalizzare una pompa diventava un precedente, che poi magari tutti volevano le pompe dedicate, e allora è un discorso, giustamente, non lo so. Però ripeto, in quel momento lì Nissin dice: no, a noi se tu hai idea di fare qualcosa di diverso, fai pure. E poi presero anche spunto, quindi. Un altro commento del quale non vedo l'autore, perché è meglio firmarsi sempre quando scrivete. Allora, mi risulta che abbiano studiato la forma delle pedaline guardando il consumo degli stivali. Se non ricordo male, oltre 40 pedaline diverse. Sì, assolutamente. Assolutamente, sì. Confermi, quindi. Sì, è incredibile. Sì. C'era una ricerca anche nella forma delle leve, nel raggio che doveva avere la era spinta, l'esasperazione era spinta proprio ai massimi livelli sotto quel punto di vista, perché doveva essere una cosa. Senti, c'è Jacopo Giaizei, che lui è amministratore del gruppo 125 stradali di cui ti parlavo prima, che mi ha aiutato anche a formulare alcune delle domande che vediamo stasera. Tra l'altro ringrazio lui e ringrazio infinitamente Andrea Artusi che ci ha messo in contatto e così, che mi ha dato anche qualche spunto per la chiacchierata di questa sera. Jacopo, lui ci chiede: ma come mai le moto moderne non hanno il codino? Come mai hanno perso questo elemento così caratterizzante? Non ne ho idea. Non ne ho idea, perché ripeto, in questo momento storico tutto sta assumendo un profilo strano, cambiano le cose, non ne ho idea. Ripeto, non lo so, non ho una un'idea precisa riguardo a questa cosa. Ha incominciato, se vuoi, guardo indietro nella storia, incominciò a fare le moto senza la coda Pierre Treblanche, no? Quando fece il monocilin super mono, quando fece poi la Mike Hollywood, quando fece la prima multistrada, per dire, non mi ricordo, la Super Motard, di avere questa coda tronca senza... Però, ripeto, al di là di una moda che poi si è protratta, non ci vedo una grande... Però, ripeto, io non vedo molti progettisti di moto all'orizzonte,
vedo dei bravissimi stilisti, ma sono due cose abbastanza diverse. Molto diverse. Io, secondo me, lo stilista di moto deve guidare la moto e deve farlo in maniera importante, se vuole. Io, per dire, Robbiano, che ho conosciuto sempre in CRC, ai tempi, poco tempi della mia, lui era uno stilista tipico, perché comunque aveva una formazione di stile, non aveva una formazione meccanica, ma dietro proprio la scuola dei tamburini andava tanto in moto, guidava e cercava di capire, no? Un conto è fare una cosa, ma fare una cosa bella che abbia anche un senso tecnico nel mondo moto, secondo me, ha ancora il suo peso. Assolutamente. Andiamo avanti un po' a braccio, anche se siamo un po' se avviamo verso la conclusione, ecco, però io ti leggo qualche domanda che ci viene fatta. È possibile sapere come e quando è nata l'idea della Brutale? L'idea della Brutale è nata in parallelo all'F4. Allora lì funzionava così, che in quei periodi lì ogni 2 anni sviluppavi un modello, quindi 2 anni ci mettevi a sviluppare un modello, 1 anno e mezzo, 2 anni. La Brutale non è mai stata un F4 con via la carena, è sempre stata una cosa diversa, una moto che doveva praticamente doveva avere le sue caratteristiche tecniche che hanno fatto la differenza, oltre la linea, cioè doveva essere aggressiva nel guidato, per andare forte su strada, in montagna, nelle strade guidate, quindi doveva avere una maneggevolezza e comunque una stabilità sullo sconnesso comunque discreta, e soprattutto con questo manubrio largo doveva essere diciamo una moto dalle prestazioni esasperate nell'utilizzo urbano, nell'utilizzo stradale, non urbano. E così è stato. È stata, diciamo, a differenza della Hornet, di tutte quelle moto che poi hanno fatto parte di quella categoria lì, che cosa è successo? Quella moto lì aveva la componentistica della ipersportiva. È come se tu allora su una Hornet gli avessi messo sull'avantreno del CBR. Che per i giapponesi era impensabile allora, perché per loro la Naked era un prodotto, era un sottoprodotto, nel senso era una sminuire, diciamo, quello che era. Gli mettevano magari il motore derivato da, però era la forcellina ridicola, senza le regolazioni, i frenettini meno potenti. Invece questa no, questa doveva essere una iena, doveva essere. Quando tu la guidavi in montagna doveva fare paura. Davide Moro commenta dicendo: da domani cerco un F4, va bene, io che lo conosco gli credo sulla parola, e quindi ai raduni di quest'estate lo vedremo con un F4, bene. E poi Andrea Tusi, insomma, dice: sapevo che sarebbe stata una magnifica serata ascoltandoti, quindi è un onore averti conosciuto, ecco. E Ci chiedevano i giorni scorsi: l'F4 quando è nata ha debuttato con una serie limitata, serie Oro, no? Che poi alla fine è fatta, doveva essere 300, poi è diventata 400 esemplari, due tranche da 200 mi sembra, se non erro. Ma secondo te il target di quella moto quale era inizialmente? Cioè voleva essere la moto che dava fastidio alle giapponese sul tempo del giro, voleva essere la bellissima per il motociclista ricco? E allora, questo è stato il mio cruccio per tutta la vita professionale, nel senso che noi nel reparto esperienze lavoravamo per, adesso la sparo grossa, ma cercavamo di fare la miglior moto del mondo. E invece purtroppo il target del cliente era un cliente benestante, non giovanissimo, che faceva pochissimi chilometri. Questo era il target del cliente ideale di MV, e questo ci faceva incazzare come delle bestie, perché noi lavoravamo come dei somari, lavoravamo per cercare di fare la moto, una moto molto performante. In parte ci siamo riusciti, perché comunque sì, abbiamo vinto
il Master Bike nel 2007. Lo stavamo vincendo anche a Jerez qualche anno prima, quando si fece male Alessandro Valia, no? Che allora collaudava per Motosprint. Se avesse finito quel giro dove si ruppe il femore, cadde pesantemente, avremmo vinto quel Master Bike. Però voglio dire, l'anno che lo vincemmo nel 2007 col 1000, cioè c'erano fior di moto, non è che quindi noi avevamo comunque una moto che stava nel mercato, no? Tutto sommato, e prestazionalmente non era così inferiore. Come ti ho spiegato, i termini erano quelli. Poi chiaramente, il discorso che ti facevo prima, se tu chiaramente da 3 a 5.500 giri prendi 4-5 metri, nell'80% dell'utilizzo della moto sei dentro lì, è logico che rimane penalizzata. Però devo dire, invece il target era dell'uomo ricco, benestante, e questo ci portava anche un po' di odio, un po' di non odio, ma magari un po' di da parte del motociclista comune, che la vedeva come un oggetto, un bello oggetto da tenere in salotto, no? Senti, ero curioso di una cosa. Tu mi hai detto che tua di proprietà hai un Suzuki GSX-R del 90. Ne ho un po'. Ma tutti Suzuki, no? No, io ho un 90 che uso per andare a spasso come moto, e un 88 che uso per fare i meeting di moto d'epoca. E ho un CB900 Boldore dell'83 che uso in configurazione europeo Endurance, che non ho mai usato fare l'Endurance, però è pronta, non si sa mai, magari. Fantastico. Quindi del 90 è un 7,5, non il 1100. Sì, 7,5. Mi piace la cilindrata grossa, no? Preferisco 7,5. Anche nell'uso su strada? Sì, mi piace sentire. Allora, per dire, l'ho usata oggi andare a trovare mia figlia. Io ho un pezzo dove riesco a distendere la terza da 3.000 giri a 12.000. Ecco, io faccio una tirata, sento quella musica e sono a posto. Posso andare a casa tranquillamente, posteggiarla. Guarda, una soddisfazione che ci accomuna tutti. Poi ti dico, quella moto secondo me ha fatto nel suo periodo, epoca, perché è stata la prima moto leggera, potente, con un motore che non lo distruggevi mai, da guidare molto bella. Io la mia da pista l'ho modificata leggermente, e con 4 modifiche la fai con delle quote interessantissime, quindi è secondo me una delle più belle moto che abbiano mai fatto. Dunque, ci chiedono quale tra i modelli F4 reputi la più particolare e preziosa. Allora, la serie oro innanzitutto, sopra le tutte, diciamo. Soprattutto la serie oro, perché comunque sia anche lì, no? Il sogno, si torna sempre lì, no? Quella lì è un'altra moto. Cioè, non è la moto che hanno fatto, per dire, la Ago, che è una S con il magnesio, il carbonio. No, quella è un'altra moto, cioè completamente. Le piastre sono diverse, il forcellone, le scarpette, il telaio, sono il carter del motore, cioè sono due cose completamente diverse. Quindi il valore, secondo me, la moto più prestigiosa, secondo me, è la oro. Invece io sono molto affezionato al 7,5, quindi la seconda moto invece più che mi piace di più è l'SPR. Ok, infatti probabilmente Andrea, che ti conosce, Andrea Artusi, dice sì. E ci ha preso in pieno, insomma, il buon Andrea. Allora, io sulla mia moto che uso ho la testa in configurazione SPR e il mio motore gira 13.900 giri. Cosa che tu praticamente, per arrivare a quei regimi di rotazione lì, dovevi comprare il kit Kawasaki per il GPZ 7,5, che costava più della moto. Ma ci fanno una domanda e io aggiungo, la integro. Ci chiedono un paragone tra l'F4 e la prima RSV1000, no? Tu dicevi che voi avete usato il Suzuki SRAD come riferimento, però in effetti la prima RSV1000, quando è uscita, diciamo che ha fatto un nuovo riferimento a livello di ciclistica, di dinamica del mezzo, no? Certo. L'avete usata anche quella per carburare? No,
No. No, perché per due motivi. Uno, perché era un bicilindrico, quindi distante dallo sviluppo motore che interessava noi. Lo SRAD l'abbiamo usato soltanto per lo sviluppo motore. Ma per quello che riguarda il motoveicolo, ripeto, siamo andati sulla 916. L'RSV 1000 io l'ho usata nelle sue varie configurazioni, per mio interesse personale, mio riferimento personale, perché è l'estensione di una, devo trovare le parole giuste, è l'estensione di una sfida professionale ventennale tra collaudatori, nel senso, quella è figlia di, penso, il più grande collaudatore che abbiamo avuto in Italia, e ne rispecchia il carattere, ne rispecchia. Quindi io l'ho sempre provata di nascosto, perché per me lui è un riferimento assoluto. Parliamo di Pellizzone, di Caio Pellizzone. Okay. Sì, 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 beh, pensavo. Vabbè, diciamolo scontato, perché è giusto anche nominarlo, secondo me. No, lui è il migliore, semplicemente, il Valentino Rossi di noi, di tutti noi, e quindi ho sempre guardato con attenzione da quando io, da giovane collaudatore alle primissime armi, passavo via sulla pit lane di Monza e lo vedevo inginocchiato davanti alla sua Aprilia a cambiare getti, e mi chiedevo perché quell'uomo lì fa quelle cose lì, e dopo l'ho capito. Quindi le sue moto le ho sempre provate, ho visto l'evoluzione che ha fatto la famiglia RSV quando dello sviluppo se ne occupava suo figlio, e devo dire che per me sono sempre stati dei riferimenti, ma erano come tipologia diversa da quella che usavamo noi, che avevamo noi, quindi l'ho provata sempre come un riferimento, come punto di arrivo totale. Difatti l'anno che vincemmo il Master Bike nel 2007, loro vinsero con la bicilindrica davanti a Ducati, e Triumph vinse con la loro 675. Quindi... Beh, senti, Fabrizio, io direi che con questa poesia, questa descrizione... poesia, storia di vita... Storia di vita, ma no, inteso Rita Pellizzon, no? Per cui lui. Hai anche un po' raccontato quella che può essere, non è una sfida, ma insomma un guarda, rispetto. Se mi permetti un ultimo aneddoto, sì, ti dico questo, che ho avuto una grandissima soddisfazione, forse una delle più grandi della mia vita, l'anno scorso. Io gli ultimi due anni ho collaborato con SVM, no? E ho fatto lo sviluppo della 125 che hanno presentato adesso la Varez. Siccome allora direttore dello stabilimento era Leandro Scomazzon, molto amico del Caio, ad un certo punto dello sviluppo della moto che ho fatto io, che premetto, è stata sviluppata con i target di sviluppo che mi ha insegnato Tamburini, quindi lì non ci siamo fatti mancare niente. Ha avuto, cioè, telaio con regolazione del canotto, vabbè, non stiamo lì, ha avuto tutti i crismi possibili immaginare. A un certo punto ha avuto una grande soddisfazione. Siccome lui è molto amico di Caio, l'ha invitato un giorno a provare il prototipo, ormai in via di definizione, e abbiamo potuto lavorare una giornata assieme. Per me questo è stato il sogno di una vita. Fantastico. Perché siamo usciti con due targhe prova, io e lui, siamo andati a fare le mie strade di riferimento, quattro curve assieme, che vedere guidare quell'uomo lì racconta tante cose, e a fine giornata ci siamo scambiati le impressioni, e quindi questa è stata una grandissima soddisfazione per me. E giusto per capire, dalle impressioni che lui ti ha passato, hai percepito una chiave di lettura particolare della moto che tu avevi cresciuto fino a lì? No, ho avuto la chiara visione di un giudizio di una persona che vive il sogno come l'ho vissuto io, insomma, quindi che va al di là, che si chiede che cosa c'è dietro a ogni singola scelta precisa, no? Perché poi il lavoro del collaudatore è quello. Io, la mia moto è abbastanza diversa da quelle che ho deliberato, perché è la mia. Invece il collaudatore lavora su target, tu hai un obiettivo target da rispettare, da raggiungere, e a volte ci riesci, a volte no. Molte volte devi scendere a compromessi per mille motivi, però questo è, diciamo,
Riuscire a vedere al di là è una cosa che dà il carattere al prodotto che fai. Beh, giustamente Andrea ci dice a questo punto una diretta con Caio è irrinunciabile. Vediamo, vediamo, vediamo. Un'ultima Certo. domanda di cui si parlava tempo fa. Prima di commercializzare una moto come l'F4, cioè quando voi dovete definire quali sono i setting definitivi, ok, Sì. parliamo di sospensioni, Sì. chi è che mette l'ultima parola? Ah, l'ultima parola la mette il collaudatore, ma il collaudatore ha un target preciso che è dettato dal project leader, nel senso che il project leader ti impone un target e tu lavori per andare a ricercare quell'obiettivo praticamente. Poi alla fine ci si confronta col mercato, con gli utenti, alla fine le somme è difficile, è sempre difficile avere la ricetta, no? Alla fine tu hai un'idea e la proponi e alcuni apprezzano, alcuni no, poi vedi cioè, la percentuale dipende Certo, sì, ho capito. però diciamo tendenzialmente hai un target preciso, eh. Io ripeto, la moto è ecco, il target di Tamburini per dire per quello che riguarda le sospensioni sul discorso F4, lui odiava assolutamente l'aftermarket sulle sue moto. Nessuno mai al mondo avrebbe dovuto sentire la necessità di montare un ammortizzatore aftermarket su una delle sue moto. Quindi l'imperativo era che tu dovevi andarci in giro per strada con un comfort accettabile per una moto ipersportiva. Dovevi avere un comportamento dinamico in due che non facesse delle variazioni di assetto da scombinare il piacere di guida, ma nello stesso tempo, dentro le regolazioni dell'ammortizzatore, dovevi girare in 2-4 al Mugello, che Ok. per i tempi era girare al di sopra della media dell'utente, cioè l'amatore che andava a fare le prove libere dentro le sue regolazioni che noi davamo rigorosamente e dentro gli assetti. Dovevi divertirti senza dire cazzo, qui devo comprare le cartucce perché se no non riesco a frenare o devo comprare l'Hollins perché se no non riesco a tirare giù 2 decimi. E molte volte quando montavano l'ammortizzatore aftermarket giravano 2 secondi più piano. Sì. Molte Due volte. battute per chiudere. Allora ci chiedono, dunque, intervista doppia Caio Fabrizio. Qua adesso sto facendo Fanta TV, va bene. Sì. E poi io ti dicevo, siccome tu non hai un profilo personale No, Facebook, per ora no, dai, lo faremo fare. addirittura qui dicono che dovresti fare una pagina personale, perché dopo tutte le cose che ci hai detto stasera, insomma. Ma ne ho così, ho da fare 10 puntate, guarda, Va da bene, raccontare. faremo un appuntamento fisso allora. Senti, io ti ringrazio da parte di tutti gli iscritti al gruppo. Ringrazio te, ringrazio tutti i tuoi ascoltatori perché non conoscevo la pagina, mi sono avvicinato, ma ho visto delle persone con una passione veramente incredibile, quindi mi ci riconosco in pieno e apprezzo tantissimo che ci siano persone così. Visto che sei anche della zona, dalle nostre parti, diciamo dove organizziamo qualche giro, magari avremo piacere di invitarti Sì, se ci sarà assolutamente. occasione, magari si Sì, fanno sì. quattro chiacchiere anche di persona. Bene, io Certo. saluto tutti, grazie Benissimo. per aver ascoltato questa lunghissima diretta e alla prossima occasione. Ciao a tutti ragazzi, Ciao a tutti, a ciao a tutti, presto. ciao a tutti. Ciao.